siamo allora guardate con chi sono in compagnia è tornato a farci visita eh, la, la, il nostro astronauta perché di nuovo eh, il, la banda della startup italia open summit ricomincia a girare e ricomincia a girare da una terra che di fatto ha segnato l'innovazione in italia e nel mondo siamo in sardegna e tra qualche minuto da cagliari in uno spazio meraviglioso declineremo la via all'innovazione però per farvi capire quello che vi aspetterà tra pochissimo questa è ancora un'anteprima io provo a collegarmi con chi in realtà è in alto e ci guarda dall'alto e allora proviamo a sentire Valeria Oliveri Radio 105 partner di questo nostro appuntamento prima tappa del Sios 22 Sardinia Edition Valeria che ci aspettiamo ciao, da questa ciao. giornata? Beh guarda allora io ti guardo dall'alto adesso ti faccio vedere dove sono sono una bellissima terrazza guarda eh. ecco lì voi siete lì io sono qua e ci aspetta un'edizione bellissima innanzitutto perché partiamo da una terra strepitosa che è la Sardegna, piena di talenti. Mm, per me è stata un'occasione per scoprire i giovani talenti sardi e non solo e, e soprattutto per scoprire eh, questa location pazzesca che avete scelto come headquarter no, per questo evento che è bellissima perché... Eh, forse non si vede ancora bene, ma poi faremo dei collegamenti. Lì vicino a voi, al palco, c'è il corner di Radio 105 dal quale intervisteremo eh, comunque un po' di, di giovani ragazzi che verranno a trovarci e chi vuole passare anche solo per un saluto mi trova lì. Quindi io vi aspetto lì al corner di Radio 105. Raggiungici allora qui sotto perché tra qualche secondo, tra pochissimo partiamo con questo lungo pomeriggio insieme, lo diceva Valeria, racconteremo anche la call per la startup sarda dell'anno, 30 startup, 5 finaliste, le scopriremo tra pochissimo anche con Alessandro Sansone e Enni Mazzola che le hanno intervistate e poi tantissima innovazione con un continuo rimando tra Sardegna, Italia, Stati Uniti e poi ritorniamo di nuovo qui. Ora c'è la sigla e inizia il Sios 22 Sardegna Edition. you <laughs> live dall'ex Ma di Cagliari, benvenuti, Sios 22, Sardinia Edition, l'applauso della sala dal vivo, torniamo a incontrarci, è importante, benvenuti, un pomeriggio ricchissimo, lo dico anche a tutti coloro che sono collegati, allora innanzitutto l'invito è per chi in sala di andare sui social di Startup Italia, che non fa mai male, con i cellulari, smartphone in mano, forza, pronti, Andate sui social di Startup Italia e condividete sulle vostre pagine, potete scegliere qualsiasi social vogliate perché siamo ubiqui in questo momento qui, quindi poi condividete la nostra lunga diretta, vi, vi promettiamo un racconto dell'innovazione che dalla Sardegna poi farà tappa davvero in ogni angolo del mondo e cercheremo di capire la ricetta all'innovazione in questa edizione che abbiamo titolato. Reloaded e ci accompagnerà lungo tutto il 2022, Reloaded, quindi il mondo nuovo, il mondo che cambia, riavviamo il sistema operativo nel segno del talento, del capitale umano, delle tecnologie, delle intuizioni geniali, ma soprattutto del gioco di squadra. A proposito di squadra, per fare questo non posso che chiamare qui sul palco per iniziare eh, questo pomeriggio barra sera insieme, sapete che noi andiamo una lunga maratona, saremo lunghi ma eh, speriamo interessanti, chiamiamo sul palco Chiara Trombetta, direttore progetti editoriali ed eventi di Startup Italia, benvenuta Chiara ed Edoardo Negris, CEO Startup Italia, benvenuto. Ciao Gianpaolo, ciao a tutti. Allora, cosa aspettarci Chiara? Avremo un pomeriggio ricchissimo di tanti appuntamenti, come anticipava prima Giampaolo e anche Valeria dalla terrazza. Abbiamo i corner in cui le start-up potranno andare per vedere un po' le opportunità. Ci sono anche per loro, ma poi tantissimi ospiti nazionali e internazionali e poi il nostro aggiornamento del paper con la fotografia delle start-up sarde. Oh, la fotografia delle start-up sarde che ci eh, presenteremo tra pochissimo. Vi presenteremo, ci sono delle sorprese, c'è un segno positivo come numeri, come investimenti, c'è un segno di fiducia. però poi andremo, andremo, andremo nel meglio dettaglio nel dettaglio. Dopo. Edoardo, che tra l'altro poi con te anche racconteremo questa fotografia. certo Cosa aspettarci? Intanto il CEO Sardegna è, è un'edizione per definizione inedita. Con grazie Fondazione di Sardegna e Nois abbiamo sperimentato, quindi facciamo innovazione anche nei fare eventi. E questa edizione è inedita la facciamo in questo modo la prima volta. Sarà una giornata appunto lunghissima dove col paper racconteremo che cosa è successo in Sardegna l'anno scorso. In Sardegna eh, vedremo la premiazione della, delle, delle, fra le finaliste della startup della Sarda dell'anno 2021 e avremo una carrellata enorme di ospiti eh, collegati da tutto il mondo, eh, in presenza da remoto. E quindi, come dire, buon Sions e avanti, tutta. Buon Sios sì, e avanti tutta, grazie e ricordiamo che questo appuntamento è costruito in collaborazione con Innois Società Strumentale la Fondazione di Sardegna insieme a Obe e Ice e poi la Radio Partner, lo abbiamo già detto prima, Radio 105 con Valeria e con gli amici di Radio 105 che sono eh, in giro qui in questo splendido posto eh, al centro di Cagliari con una temperatura straordinaria, con un sole che in realtà è picchia un pochino picchia un po', picchia un po', però vedremo poi andiamo verso la serata quindi e poi ovviamente però non la temperatura qui della sala perché l'obiettivo è quello di coinvolgervi qui e anche ovviamente chi ci sta seguendo in streaming io vi ringrazio ci ritroviamo domani buon SIOS buon SIOS a tutti e iniziamo il SIOS nel segno eh, della co-creazione del gioco di squadra delle alleanze trasversali della capacità di leggere eh, come chiave vincente l'open innovation e quindi <coughs> costruire progetti innovativi attraverso davvero la eh, contaminazione di più competenze. Il primo segmento lo vediamo insieme e poi torniamo qui in studio. E allora, nel primo segmento della nostra giornata qui al CEUS22 Sardini Edition, vorrei coinvolgere e chiamare quindi sul palco Simona Maschi, cofondatrice e direttrice del Copenaghen Institute of Interaction Design. Benvenuta. Ciao. Ciao. Io lo dico spesso: un'eccellenza italiana che lavora all'estero, ha aperto a Copenaghen tanti anni fa questo centro di eccellenza che oggi opera in Costa Rica. E che presto arriverà, sbarcherà, tornerà anche in Italia. Sì. Eh, Simona ci, ci racconta la co-creazione che sblocca la creatività che c'è in ciascuno di noi. Ha dichiarato al Sole 24 Ore: Non serve essere designer per sviluppare nuove idee e renderle realtà. Cosa significa? Ma, eh, significa che ognuno può partire con una nuova idea, una nuova avventura, una nuova visione e realizzarla. Io penso che. Dalla rivoluzione industriale in poi si è pensato che il mondo o la società si dividesse in persone creative, persone più tecniche, persone più brave con le lingue piuttosto che più artistiche o scientifiche. In realtà siamo tutti nati con la capacità di reinventarci noi stessi ma soprattutto inventare nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove esperienze. E quindi oggi c'è questa bellissima possibilità per le start-up e in generale per l'open innovation di dare la possibilità a tutti di... Portare avanti idee nuove, quindi un nuovo modo di fare innovazione. Ecco, decliniamo bene il concetto di open innovation. Tra l'altro, vi anticipo che più tardi avremo l'intervento di eh, Chesbrun che ci racconta, il papà dell'open innovation un po' riconosciuto in tutto il mondo, ci parlerà anche delle nuove tendenze dell'innovazione aperta. E da cosa partire per ripensare un prodotto, un servizio, una soluzione? Come possiamo intendere oggi eh, l'open innovation? Allora, mh... Open Innovation, quindi prima cosa l'innovazione. L'innovazione è qualcosa che deve migliorare la vita delle persone e del pianeta. Persone e pianeta. <ride> Spesso abbiamo pensato solo alle persone e quindi adesso per parlare di inno eh, Open Innovation parliamo anche di che cos'è. Ci sono due tipi di fare innovazione, una più aperta e una più chiusa. Quella chiusa significa che poche persone, normalmente gestite da un'azienda o da un'organizzazione, normalmente in quattro mura molto segrete, tutto molto confidenziale hanno l'incarico di sviluppare innovazione, quindi ricerca e sviluppo, quindi nuovi prodotti, servizi e esperienze che poi andranno, lanceranno sul mercato. All'opposto abbiamo l'open innovation, che invece è un processo che riconosce il fatto che la creatività, lo sviluppo, l'innovazione, questa capacità di co-creare non può essere limitata a un gruppo che è gestito e controllato, ma può aprirsi ad altri individui, altre organizzazioni o comunità. Per esempio le start-up, che è il caso più forse anche conosciuto, ma semplicemente anche i propri clienti, i propri dipendenti, addirittura i competitors, le autorità pubbliche, private, chiunque può partecipare a questa realizzazione di innovazione. La cosa è che quando c'è un processo aperto dove molte più persone e organizzazioni sono coinvolte, si crea molta più fedeltà, molto più engagement, come si dice, e quindi l'impatto di solito è molto più a lungo termine. E poi soprattutto riconoscere che il la possibilità e la creatività che c'è in tutti non può mai, è sempre più alta di quella che si può rinchiudere, diciamo, in una stanza. E quindi io ci tengo questa apertura. Questa apertura che ci riporta anche al concetto che abbiamo anche raccontato tante volte ai nostri summit. Nessuno si salva da solo, ha detto il World Economic Forum a Davos 2021, questo concetto di alleanze trasversali. Diceva Simona Maschi: anche con i competitor, una nuova idea di mercato. Eh, Secondo te questo sta già avvenendo Simona? Sì, secondo me sì, e, tra l'altro proprio questo lunedì ero presso un'azienda che sta proprio sviluppando questo tipo di approccio italiana e secondo me è arrivato il momento di farlo perché l'obiettivo dell'innovazione è comunque la sostenibilità del pianeta e delle persone. Non ci sono aziende individuali, organizzazioni che possono da sole risolvere i grossi challenges che abbiamo, i grossi problemi che sono riassunti nel gol della sostenibilità delle Nazioni Unite. Quindi l'alleanza è alla base, la dinamica strategica per raggiungere questi obiettivi che vanno oltre il fatturato di una propria azienda, vanno oltre la strategia di un'azienda individuale, vanno oltre anche i mercati nazionali. Quindi la logica di crescita economica come paradigma principale per sviluppare il futuro delle aziende. Il resto sarà, secondo me, a mio modesto parere, abbastanza fuori mercato, perché se non cambiano le aziende le faranno cambiare i consumatori o i dipendenti delle aziende. La gente ora vuole sentirsi allineata con i valori anche etici della sostenibilità, quindi questione di anni. Allora Simona Maschi ci, ci racconta la forza anche dei consumatori che hanno oggi delle leve differenti anche per far valere le proprie ragioni e ricostruire nuovi mercati. Eh, Simona Maschi ci ha portato alcune immagini che chiedo alla regia di eh, ehm, mandare a schermo che ci raccontano delle vie eh, internazionali ormai. Alla Open Innovation. Cosa stiamo vedendo in questo caso? Qua stiamo guardando un progetto di Sammy Creeper, una nostra studentessa americana, californiana di San Francisco, che è venuta da noi in Costa Rica a fare il nostro programma di master. Questa è una zappa che è collegata a un sistema di Internet of Things con altre zappe ed è usata in questo momento da un contadino della Costa Rica che, come tanti altri, non riesce più a capire dato il fatto che il clima sta cambiando, quando seminare, come procedere con le semine, come, quando bagnare, non capiscono più il suolo, le cose stanno cambiando e questo crea una migrazione, no? cioè, già, vediamo le migrazioni dei contadini verso, verso il nord. Quindi questa, questo sistema è un'app insieme ad una zappa diciamo intelligente che riesce a dare al contadino delle informazioni abbastanza precise su quando è il tempo migliore per seminare, quando il terreno è pronto, se ha bisogno di acqua piuttosto che di altro. La cosa più interessante di Open Innovation è che a questo punto tutte le zappe dei contadini sono connesse, per cui raccolgono dati. Fanno comunità e quindi co condividono e, e si supportano a vicenda in un certo senso. Quindi quella che una volta era la tradizione tramandata dai genitori, dai nonni, del come fare agricoltura, oggi viene tramandata dai dati in modo tecnologico. Quindi. La forza dei dati per leggere i mercati, in questo caso i dati del campo, la terra. Andiamo alla seconda immagine. Questo è un progetto di Erin Rimoto, una giapponese anche studentessa in Costa Rica che mi emoziona, è un progetto fatto con persone che non possono sentire bene, ha lavorato in modo totalmente co-creato con loro per settimane, ha creato uno strumento che consente a persone che non possono sentire i suoni, quindi la musica, di comunque comporre musica utilizzando l'espressione dei colori e l'espressione delle vibrazioni. Quindi la musica può essere diciamo, interpretata mettendo insieme colori e vibrazioni e questi compongono musica. La cosa secondo me interessante è che è un paradigma che può funzionare anche per persone che sentono. È un nuovo modo di, di comporre. Quindi. Grazie, la via all'inclusione che ci offre il digitale. Abbiamo una terza immagine che ci Questo presenta. Questo è Lucia di Anna Vasedo. Lei è costaricana, ha lavorato a un progetto per bambine dagli 8 ai 10 anni che spesso sono escluse da questa idea che in un futuro si occuperanno di materie scientifiche, no? Se guardiamo nei negozi di bambini, ancora oggi, soprattutto in Latina America, c'è la parte tutta rosa e la parte tutta azzurra, quindi spesso le bambine non sono incentivate anche a, a studiare, ad approcciare materie STEM, si, addirittura già nel gioco. Quindi questo è un gioco che è un po' ibrido, quindi c'è una parte digitale sullo schermo, ma anche delle parti di cartone, delle cose da comporre, tipo origami, dove c'è un narratore, questo personaggio, che racconta alle bambine come costruire delle cose. Quindi è un gioco che però avvicina alla matematica, alla fisica e a, e a materie STEM in generale. Molto divertente. Perché poi bisogna anche divertirsi no? certo. attraverso questi progetti di Open Innovation. Non so se dalla regia abbiamo un'altra immagine, eccola. Questo è un progetto fatto con le Nazioni Unite in Sri Lanka, dove abbiamo lavorato, come sapete, in quelle zone ci sono continue alluvioni. E spesso le aziende, soprattutto piccole e medie imprese, in Sri Lanka sono soprattutto aziende familiari che si occupano di tessuti. Ogni volta che c'è un'alluvione, un l'azienda viene distrutta letteralmente: dai macchinari al morale, ai dipendenti, cioè tutto viene completamente distrutto. Abbiamo lavorato con le Nazioni Unite, cercando con circa 50 piccole e medie imprese, aiutandole a cambiare il loro mindset, il loro approccio al lavoro ad adattarsi, quindi tutto il discorso della climate adaptation, e a supportare il fatto che cominciassero a progettare aziende che erano destinate a durare sei mesi. Quindi invece che progettare un'azienda pensando che deve continuare per il resto delle nostre generazioni, per sempre, crescere economicamente, cambiare proprio il paradigma e sapere già partendo con l'idea che questa azienda è progettata per sei mesi, se poi continua meglio, ma molto probabilmente ci sarà un'alluvione. Quindi il business plan, i prodotti, il modo in cui assumi i dipendenti, i macchinari, cambia tutta la logica anche proprio del business plan e così via. È stanco, è in questo momento è in pilot in Sri Lanka con 36 aziende molto poi, interessante, sì. i tempi si accorciano l'Economist poche settimane fa ha detto che viviamo nel tempo della prevedibile imprevedibilità sì. quindi tempi molto più eh, corti anche nell'erogazione di business non so se abbiamo una quinta immagine, ecco sì. l'ultima questo è un progetto con Volvo di qualche anno fa eh, che mostra un po' cosa è l'open innovation qua siamo in un'auto eh, con un possibile passeggero di un'auto che abbiamo aiutato Volvo a progettare, una nuova SUV si dice SUV, no? SUV, una Pensata per persone che passano tanto tempo in auto. Noi con la mentalità occidentale siamo arrivate, abbiamo passato due o tre mesi in Cina per capire, questo è per il mercato cinese, per capire cosa significa essere un pendolare in Cina. E con la nostra mentalità abbiamo pensato, dobbiamo progettare delle auto, delle cose dove si sta sempre meno in auto, no? Perché per noi, insomma, Un'ora in auto, due ore in auto sembra una cosa. Invece abbiamo scoperto che per questi one-child policy, questi signori più o meno della mia età che sono i figli unici no, della, famosa, della famosa fase del one-child policy, queste persone devono curare bambini, famiglie, genitori, il lavoro, per cui il tempo passato in macchina è d'oro, non toglieteglielo nel senso che è come la stanza dell'adolescente, mangiano, bevono, ascoltano la musica che vogliono e così via, però ovviamente sono molto coscienti del problema dell'inquinamento, quindi abbiamo creato un, un sistema di navigazione che a quello che abbiamo oggi, che sono un sistema veloce, la navigazione veloce, la navigazione... Corta, la più corta e la più veloce, abbiamo creato una navigazione più pulita, che paradossalmente aumenta a volte no? il tempo di, di, del percorso, però nell'aria più pulita. Per cui, per una persona in questo target era più importante. Ma quello che volevo far vedere è che noi siamo seduti dietro nell'auto, come vedete, non so se vedete, davanti c'è il, il personaggio che guida e mentre la tocca, diciamo, lo schermo e naviga. Noi dietro stiamo facendo un po' di hacking nel cambiare il prototipo. Quindi, la, pro la prototipazione è la base di questo concetto di open innovation. Perché quando co-Crei è importante prototipare per fare che tutti possano dare feedback. Grazie, grazie davvero. Simona. Resta ancora con noi perché eh, adesso voglio coinvolgere chi è collegato in streaming e anche la sala. E quindi prendete di nuovo i vostri smartphone. E partecipate al primo sondaggio dei tanti che vi faremo eh, fare nel pomeriggio e il primo riguarda l'open innovation e anche i ragionamenti che abbiamo fatto insieme, menti.com oppure col QR code, con il cellulare, ovviamente modalità fotografica, fotografate il QR code ormai come si fa ai ristoranti ancora perché insomma poi ci siamo abituati anche molto a farlo negli ultimi due anni oppure con il codice 5949219 tutti con lo smartphone a fotografare? Bene, e allora la prima domanda che vi vorremmo fare è questa, ci aiuta il nostro Luigi in regia, in quale di questi concetti vi ritrovate maggiormente? Nessuno si salva da solo, riferimento al World Economic Forum, fare o non fare, non esiste provare Star Wars, sono la passione e la curiosità a guidare l'innovazione, Dan Brown, e poi... Margherita Acklin, indimenticabile e scienziata delle stelle, nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire, vediamo un po', <ride> arrivano le varie risposte, tu in quale ti riconosci? Nell'ultima, Nell nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire che per adesso tiene il punto, perché vedete che insomma c'è una bella sfida e quindi... E la Margherita a trionfare per ora al 36%, invitiamo ancora chi è collegato a rispondere perché eh, il sondaggio lo manteniamo aperto. Intanto io ringrazio davvero te, Simona Maschi di essere stata con noi e nel nuovo segmento noi ancora andremo a parlare di questi mercati integrati, i mondi interconnessi con un'attenzione particolare al sud. Il jingle e poi torniamo. Grazie. Grazie. E allora le opportunità che offre il Sud in questa logica di eh, mercati interconnessi, dove il capitale economico è rilevante, ma conta anche il capitale umano, la capacità poi di fare sistema, di fare squadra. Vorrei chiamare per questo segmento a raggiungermi qui sul palco Francesca Ottier, responsabile Fondo Italia Venture 2, Fondo Imprese Sud di CDP Venture Capital SGR. Benvenuta Ottier. Ciao, buongiorno a tutti. Con noi eh, in presenza Massimiliano Costa, founder e CEO di Develop, benvenuto, ti faccio accomodare. Ciao a tutti. E in questa modalità ibrida alla quale ci siamo abituati, la regia ci aiuta a collegarci con Giovanni Zappatore, amministratore delegato e presidente di Bionit Labs, benvenuto, Buonasera. e con Daniela De Stefano, CEO e founder di Uno Bravo. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Allora, Ottiere, è circondata da innovatori che eh, in qualche modo anche durante il tempo precario, complesso, difficile, un po' fragile della pandemia, hanno fatto innovazione, hanno generato business, ma anche un'idea anche di impresa. Io la prima cosa che le chiedo è qual è oggi la fotografia dell'innovazione nel Sud Italia. Ma allora, innanzitutto grazie per l'invito. Diciamo, sappiamo tutti in questo contesto che il panorama del, del venture capital in Italia. Ha un gap molto importante rispetto agli altri paesi. Ecco, più o meno lo stesso gap c'è tra il Sud Italia e le regioni del Centro Nord. Eh, L'anno scorso è stato un anno eccezionale, eh, il mercato ha superato il billion. Eh, ha visto crescere tantissime start-up e anche il Sud, diciamo, nel suo piccolo, ha fatto qualche progresso. Eh, le percentuali in termini di, di numero di operazioni fatte al Sud rispetto all'Italia sono del 14%, mentre invece un 4% è l'ammontare investito rispetto al resto dell'Italia. Chiaramente sono numeri ancora molto piccoli in crescita rispetto al passato, dove erano ancora più piccoli, però qualcosa si sta muovendo. Eh, le potenzialità ci sono, però è un territorio difficile, quindi servono degli strumenti specifici. Per questo motivo, eh, diciamo, oltre ai vari strumenti messi in piedi da CDP Venture Capital per il Sud Italia, è stato anche approntato un fondo, che è quello di cui sono responsabile, che è il Fondo Italia Venture 2, che ha una dotazione di 150 milioni e investe nelle start up del Sud Italia in maniera trasversale, quindi seguendo la mission del Fondo Nazionale Innovazione partendo dalla fase SEED fino alla fase del growth late stage, eh, le prospettive del mercato a mio avviso sono interessanti perché ci sono un po' tutti gli ingredienti per fare bene e per poterlo sviluppare. Ci sono gli attori, ci sono le università, i centri di ricerca, ci sono gli acceleratori, gli incubatori che stanno facendo molto bene nelle regioni del sud. E ci sono poi le start-up, ci sono delle eccellenze di cui quelle sedute al panel oggi sono un esempio veramente incredibile. Gli ingredienti ci sono, ci sono i capitali, perché diciamo che poi effettivamente tra tutte le varie misure poste in essere anche dal governo, i capitali ci sono. Quindi quello che bisogna iniziare a fare è fare sistema, fare network, mettere in connessione tutti questi attori e creare un ecosistema che possa rappresentare un po' le condizioni favorevoli che sono il presupposto poi per attrarre le startup sul territorio e attrarre i talenti. Sicuramente c'è anche da dire che il Covid ha agevolato un pochino questa situazione perché ha accelerato la digitalizzazione e anche il lavoro flessibile. Per cui effettivamente c'è stato un, un po' di fenomeno di south working. Eh, e anche un po' di rientro dei, dei talenti dall'estero. Massimiliano è rientrato da Berlino per, per fare la sua start-up a Palermo e Danila da Londra per, per fare la sua start-up a Napoli. Quindi effettivamente insomma, ci sono anche degli esempi, dei belli esempi concreti. Giovanni giocava già nella Giovanni sua meravigliosa <ride> Puglia quindi è rimasto in Puglia anche se poi viaggia il mondo sì. però Thier le chiedo una cosa aggiuntiva perché tra l'altro voi avete investito in SID in, in queste tre realtà e tra pochissimo le ascolteremo noi oggi declineremo il concetto di capitale umano riattrazione di talenti però su cosa puntare di più? Eh, quindi people persone sì. tecnologie evolute ricerca produzione da dove iniziare secondo lei? Allora noi Abbiamo iniziato, allora noi siamo un fondo generalista, quindi abbiamo iniziato in maniera diciamo trasversale un po' su tutti i settori. Eh, quello che abbiamo fatto diciamo, concretamente in questi due anni è stata un'attività che ha puntato molto sul SID. Eh, il SID è la fase forse più importante della, della catena di valore, perché è quella della catena di vita della, delle start-up, perché è quella dove nascono le nuove idee, dove nascono le start-up e dove poi ci sono anche storicamente pochi fondi concentrati su, questa, su questo segmento. Noi lo abbiamo finanziato sia con un'iniziativa specifica, ma anche diciamo, con investimenti diretti, abbiamo investito complessivamente sul SID circa 20 milioni. Eh, su 50 milioni di investimenti diretti che abbiamo fatto nei primi due anni di vita del fondo eh, perché abbiamo ritenuto importante puntare sui talenti, sulle idee, sulle eccellenze per creare poi anche quel vivaio che può alimentare il mercato e farlo diventare anche più interessante e più liquido per gli altri investitori, perché effettivamente oggi diciamo, il segmento più presidiato è quello dei Series A, ma diciamo, sia nella parte SID che nella parte scale up c'è un pochino di meno. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo ehm, iniziato a investire in maniera diretta su questo segmento e anche poi sui segmenti successivi, abbiamo attratto degli investitori terzi, quindi è importante anche avere un coinvestimento e quindi fare un effetto leva per... Chiaramente, non essere poi solo diciamo, un po' gli unici a investire nel, sul territorio, e poi abbiamo finanziato anche due iniziative di terzi. Siamo entrati in Primo Digital e in The Tech Shop, eh, e le nostre risorse saranno investite proprio nel Sud Italia. Quindi, l'obiettivo è proprio quello di favorire il più possibile anche la presenza di altri attori sul territorio. Questo rientra anche nel ragionamento che stiamo facendo oggi del um, gioco di squadra, delle alleanze trasversali. Io vorrei andare subito a Danila De Stefano perché la sua è una storia di eh, start-up che si è cresciuta esponenzialmente nel tempo fragile della pandemia. Oggi ci racconti eh, su cosa avete deciso di puntare e come vi state posizionando sul mercato, Danila. Certo, certo, assolutamente. Beh, uno Bravo è un servizio di psicologia online, come hai detto, è cresciuto molto negli ultimi due anni e mezzo, che poi è l'intera vita di uno Bravo, e diciamo adesso ci stiamo molto concentrando sul passaggio da start-up a scale up, quindi stiamo managerializzando l'azienda così da poter fare gli step successivi che saranno quelli di internazionalizzazione. Siamo già partiti dalla Spagna, quindi per lanciare il nostro servizio anche in altri paesi, ma così come anche il, il migliorare, l'aumentare i servizi che offriamo alle aziende, sempre di welfare aziendale, sempre attraverso il supporto psicologico, la psicoterapia dei dipendenti. Queste sono le due sfide principali. Grazie, grazie. E, spostiamoci eh, in Puglia perché eh, c'è chi dal 2018 si sta occupando di eh, protesi per le arti superiori, un team di 30 persone, età media 32 anni. 5 milioni di euro di investimento tra pubblico e privato, e quindi eh, Giovanni Zappatore, Bionit Labs. Siete di fatto vicini a Lecce, anche con un ruolo importante del contesto accademico, l'Università di Lecce, Ecco, e avete cinque brevetti. La domanda è anche come riuscite in quel difficile equilibrio, quando si investe sulla parte brevettuale si investe necessariamente nel tempo, però poi bisogna deliberare, lo abbiamo ascoltato prima da Maschi, in tempi sempre più accorciati. Qual è il corretto equilibrio della vostra impresa? Assolutamente, innanzitutto grazie mille per l'invito. Uh, la parte brevettuale per un'azienda in campo hardware e soprattutto medtech è davvero importante, uh, non solo per difendersi uh, da quello che può essere diciamo, l'attacco di, di eventuali competitor, ma soprattutto per cercare di focalizzarsi sullo sviluppo anche a lungo termine, perché non è sempre banale uh, per attività di questo tipo uh, riuscire a concentrarsi sullo sviluppo che può durare 3, 4, 5 anni prima di arrivare effettivamente sul mercato. Lavorare in campo hardware, infatti, in genere è molto complesso. Rispetto alle aziende più focalizzate sul digital, sicuramente servono più investimenti, soprattutto inizialmente, e probabilmente un team eh, con competenze più variegate per, per l'apporto di ingegneri meccanici, elettronici, biomedici, informatici. Quindi eh, diciamo che poi aggiungere anche il lavorare in campo medicale, in campo medico, sicuramente non migliora la situazione. Eh, policy regolatori diverse per ogni paese, modalità di accesso al mercato diverse. Però, eh, insomma, quello che ci ha sempre guidato è avere una visione più a lungo termine, che è quella poi di eh, migliorare concretamente la qualità della vita degli amputati di arto superiore. Quindi, insomma, è su questo che ci basiamo per rimanere allineati con quella che è la nostra vision di creare un mondo più equo e accessibile come anche nella mission c'è cioè questa idea di impatto sostenibile di, di, di attenzione al mondo alla contemporaneità vado a Massimiliano Costa anticipava ottenere questo rientro da Berlino eh, a Palermo non ti è andata male tornare a Palermo però no? direi già guardando soltanto il sole che c'è a Cagliari e <ride> lo stesso di Palermo eh, direi che è stata una scelta corretta non solo dal punto di vista meteorologico però. raccontaci della vostra eh, attività che ha un elemento in sé nel, nel, nel gioco di squadra, nelle alleanze, nella community, ma si basa poi sugli elementi anche legati alla tecnologia. Eh, se ce la inquadri. Certo. Develop è una scuola di sviluppo software focalizzata al sud Italia con la particolarità che i nostri studenti pagano solo se e quando trovano lavoro. In questo modo noi riusciamo ad attrarre il capitale umano, il talento che sarebbe verosimilmente sprecato o sottoimpiegato al sud Italia, trasformarlo in una delle risorse più scarse nel paese e, mi viene da dire, in tutta Europa, vale a dire gli sviluppatori software. Ecco, eh, capite bene anche quindi come si passa da queste alleanze trasversali? Io chiedo, riparto da Danila, il modello. Eh, che cosa è vincente del modello italiano, del fare startup, del fare impresa? Che cosa invece si attinge anche dalle esperienze internazionali? Noi questo legame con l'estero oggi, eh, in questo pomeriggio insieme, ce lo avremo in quasi tutti i segmenti. Danila, riparto da te. Allora, eh, per quanto riguarda noi, una cosa che osservo tantissimo è che dall'estero si guarda tanto al progresso tecnologico, si prende spunto da questo perché di solito stanno sempre un po' più avanti di noi. Eh, però eh, una cosa che ho sempre notato è la competenza dei talenti italiani. Nel nostro caso parlo anche degli psicologi, cioè una formazione in Italia che noi spesso eh, sottovalutiamo, secondo me, perché io noto che c'è veramente l'eccellenza per quanto riguarda i talenti. Quindi, sia sotto l'aspetto nel nostro caso degli psicologi, ma anche proprio del, del team, del core team che poi sono i dipendenti dell'azienda. Quindi, sicuramente gli italiani si distinguono in, in tanti aspetti anche per l'eccellenza. Grazie, Danila. Chissà se anche Giovanni è convinto di questo, dal punto di vista del distretto biomedicale, insomma, la Puglia anche su questo è un'eccellenza. La tua opinione sul modello vincente? Sì, io credo che gli italiani in genere siano davvero molto bravi ad improvvisare, quindi a gestire le situazioni di incertezza in cui avere la risposta giusta al momento giusto non è così banale. E questa condizione rappresenta praticamente la vita quotidiana di un imprenditore che deve sempre cercare di gestire al meglio risorse limitate per ottenere il miglior risultato possibile. E allo stesso tempo però devo dire che il nostro Paese dimostra ancora una certa avversione al rischio, sicuramente maggiore rispetto a Paesi più avanti da questo punto di vista. Ed in genere, non è ancora abbastanza diffusa la cultura del fallimento, che è fondamentale per guardare, diciamo, in modo diverso a come fare impresa. Quindi punti di vista sia positivi che negativi, ma è giusto anche che sia così. Insomma. Grazie, chiudo qui con Massimiliano. Io posso dire due cose. Da un lato vedo nei ragazzi che studiano e lavorano anche con, con noi, una voglia incredibile di, di riscatto e di. Eh, meritarsi anche il, il posto in una startup e in un segmento come quello dello sviluppo software che è in super crescita quindi vedo una voglia eccezionale di, di farcela e di mostrare di poter stare a pari livello rispetto a una capitale europea e in secondo luogo a livello di fare rete e sistema Italia eh, io ho trovato alleati quasi in ogni angolo raccontiamo una storia probabilmente un po' coraggiosa un po' positiva magari rispetto alla solita e devo dire che eh, abbiamo avuto supporto dalle grandi corporate investitori, piccole realtà che hanno voluto credere in noi, nel nostro modello e nei nostri studenti soprattutto, quindi Magari è una banalità, ma un enorme cuore e un, un'enorme voglia di sostenere un'impresa un che sta cercando di fare un impatto sociale. Beh, ma signora, sì, è una banalità poi mica tanto, perché attraverso queste alleanze trasversali, forse, e vorrei coinvolgere a te proprio in una chiosa, eh, queste alleanze trasversali forse erano impensabili fino a qualche anno fa. Cosa sta accadendo? No, sta accadendo che sicuramente c'è una consapevolezza maggiore sul mercato della forza no? di, di fare network, di fare alleanze trasversali, ma anche cioè banalmente tutta l'innovazione che sta partendo adesso dalle start-up. È un'innovazione che deve arrivare alle corporate e alle, alle PMI più velocemente possibile. Perché alla fine eh, le start-up vanno viste anche come uno strumento di positiva contaminazione dei modelli di business tradizionali, perché. È vero che da un lato eh, ci sono delle start-up tecnologiche che sono molto interessanti perché hanno delle, sono deep tech, quindi quello è un segmento interessante. Però è altresì vero che anche tutto quello che è la trasformazione digitale è interessantissimo e può portare un cambiamento radicale di modelli di business tradizionali, ma anche appunto l'esempio di uno bravo no? che ha fatto ha innovato un modello in un settore molto tradizionale e molto frammentato. E esempi di questo tipo, a mio avviso, poi si possono mutuare anche in dei settori, guardando al sud, ad esempio il turismo, che è un settore molto tradizionale, dove anche lì c'è una frammentazione pazzesca, puntare anche lì sulle start-up, su delle piattaforme digitali per far conoscere il nostro Paese, quindi per promuovere comunque un settore che pesa il 13% del PIL credo che sia insomma, un fattore importante, quindi è importante che eh, diciamo, ci si muova trasversalmente un po' su tutti gli attori, partendo dalla formazione, dalla formazione alle start-up, alle imprese, agli investitori. E poi chiaramente insomma, il presupposto è anche quello di, di sviluppare le infrastrutture e tutto quello che sappiamo che purtroppo manca, manca al Sud, però ecco, il, i talenti e la formazione credo che siano un pilastro da, da supportare. Perché quello che stiamo registrando ad esempio noi in molte delle nostre start-up è una, diciamo in qualche modo una, un aumento del costo, soprattutto di certi profili che vengono molto richiesti sul mercato, e quindi anche una difficoltà a trattenere. Per cui, formare nuovi profili e nuovi talenti è uno anche quello dei presupposti essenziali per favorire l'innovazione. Grazie, grazie Otier, tante parole chiave avete ascoltato, capitale umano, anche formazione, poi c'è tutto un elemento legato anche alla digital transformation, ai modelli di business. Vogliamo coinvolgervi voi dalla sala e ovviamente chi è collegato in streaming, vedo tantissimi collegati e il quesito, e chiedo anche alla regia di aiutarci in questo, è la parola, quesito aperto eh, per formare il nostro tag cloud, la parola, la nuvola di, di parole, qual è quella... Parola vostro avviso chiave di questo ultimo talk, che insomma ha, ci ha parlato di quello che succede eh, nella via italiana all'innovazione, nella riattrazione di talenti, ma del capitale, ma anche della parte brevettuale che è rilevante nell'equilibrio, nel ripensare modelli di business. Eh, mentre si forma la nuvola di parole, posso chiedere a Massimiliano e a Francesco Ottier la vostra parola chiave per riassumere questi 20 minuti in cui siete stati in nostra compagnia? Da un lato mi viene da dire eh, il coraggio, eh, perché comunque vada, ci va anche quello per fare una startup e tutte le storie anche dei, eh, dei miei colleghi mi viene da dire, certo. eh, non sono altro che storie di, di coraggio e quindi penso che sia alla base, devo dire, di questo talk comunque. Danila, mi dai anche la tua parola mentre si forma ancora il nostro mosaico? Abbiamo ancora un paio di minuti. Rimettiamo l'audio di, di Danila, se c'è. Sì, sì, molto volentieri. Io stavo pensando al rischio, quindi mi ha sorpreso sentire coraggio, perché se vogliamo sono cose che vanno molto insieme. Quindi io dico rischio, perché è vero che in Italia dobbiamo rischiare un po' di più. Quindi questa è la mia parola. Grazie. Giovanni, rapidamente anche a te, poi chiudiamo con Francesca Ottier. Sì, per me la parola chiave è persone, perché alla fine sono sempre le persone che eh, fanno la differenza che siano talenti, meglio ancora, che siano persone che vogliono crescere, forse ancora più importante. E quindi il prodotto reale di queste realtà alla fine sono sempre le persone, più che il servizio o il prodotto. Lavorare in realtà di questo tipo genera dei professionisti e delle persone migliori. Quindi questa sì. per me è la parola chiave. Le persone fanno la differenza, le persone sono nel nostro mosaico: talento, innovazione, team, formazione, fare sistema, internazionalizzazione, flessibilità, cambiamento, apertura. Eh, le potete leggere nel nostro mosaico. La parola di Francesco Ottier. Ma sì, sono tutte importanti e quindi forse quella che riassume un po' tutto è anche il fare sistema, perché se tutti questi valori. Eh, ognuno li mette anche a disposizione e in condivisione con gli altri. Vedevo anche appunto prima tutte le start-up qui sopra che avevano i loro mentor. No? Eh, ovviamente, mettendo a fattor comune le esperienze e facendo sistema, si possono accorciare anche molto i tempi del go-to-market e dello sviluppo. Grazie, grazie quindi Massimiliano Costa, Giovanni Zappatore, Danila De Stefano, grazie Francesca Ottier per essere stati con noi e andiamo a scoprire la prima startup finalista delle cinque della startup sarda dell'anno, Radio 105 e poi torniamo in studio. Grazie. grazie. Bentrovati da Eni e Sansone, quelli di tutto bene a 105, programma che ospita anche 105 start-up. Conosciamo eh, le start-up, le mettiamo in luce e cerchiamo di anche dar loro la parola. Quante volte? Uno Tante, pensa... tantissime, ah, tanti, sempre, tanti. Tan sempre, sempre di più, peraltro. Sempre di più ed è sempre più bello, anche Ogni perché volta. risolvono dei problemi che abbiamo noi in prima persona, per esempio uno stile di vita corretto. Abbiamo parlato Sano. di gente eh, qualche puntata fa che compra attrezzi per la pressa e che poi non usa mai, perché non è l'attrezzo, è la testa, sì, la consapevolezza, la determinazione, il uh, darsi degli obiettivi, ma quante volte ci diamo degli obiettivi che poi non, uh, non riusciamo a raggiungere perché? o non rispettiamo la costanza. È presente quando si va in palestra, no? Ti dicono se non ti alleni con costanza è inutile che ti alleni. Eh, ho capito, Perché non allenarmi da solo e sono sempre. Esatto, così. e eh. non con costanza. Eh, arriverà un giorno anche costanza. Se stanza. vuoi sai che puoi aiutarti chi? in questa impresa, eh, te lo spiega Andrea Severino che abbiamo qui con noi, che è il CEO and founder di Elti Virtuoso. Elti salutare Virtuoso Virtuoso. Ciao. Tutto? Ciao Andrea. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Allora. allora, puoi aiutare Sansone nella sua Mission Impossible di abbracciare con consapevolezza uno stile di vita sano? E più attivo soprattutto? È la nostra missione, quindi assolutamente sì. Prego. <ride> con piacere. Ma, dunque, vi racconto di Altivirtuoso. Tutti conosciamo l'importanza di fare 10.000 passi al giorno, 8 ore di sonno, 30 minuti di sport, però poi quando andiamo a vedere le statistiche ci rendiamo conto che il 60% della popolazione è sedentaria, il 40% è sovrappeso e il 25% addirittura ha rischio di burnout. Ciò che abbiamo fatto è stato intervistare con un team di psicologi clinici di più di 650 persone perché mai e come dicevate prima, motivazione e la guida sono i due aspetti fondamentali. Per questo abbiamo deciso poi di creare una piattaforma che utilizza eh, diciamo, lo smartphone per capire le abitudini delle persone e premiarle per i loro stili di vita salutari. Il concetto è quello di non partire dal cosa devo fare, tutti diciamo il medico, fai 10.000 passi al giorno, ce lo diceva quando siamo piccoli, ma di partire dal perché, dare una ragione alle persone per cambiare le proprie abitudini. Per fare questo abbiamo deciso di utilizzare il gioco, che è uno strumento che tutti conosciamo da quando siamo piccoli, i premi, quindi la gratificazione. E il nudging, ovvero la spinta leggera, a portare le persone al cambiamento passo dopo passo. Eh, abbiamo applicato questo modello all'interno delle aziende. Eh, Nell'ultimo anno abbiamo avviato collaborazioni con più di 70 multinazionali, tra cui Intesa San Paolo, Whirlpool, e American Express. In Italia e nel resto del mondo sono più di 130.000 le persone che stanno utilizzando oggi questo servizio. Siamo veramente veramente felici perché oltre ad avere un sacco di coinvolgimento, un sacco di ringraziamenti anche da parte degli utilizzatori, vediamo che le persone sia nel breve che nel medio, che nel lungo termine migliorano le proprie abitudini e questo diciamo ci rende davvero felici, grati e ci porta a spingere sempre di più in questa direzione di prevenzione e stile di vita salutare. Ma Quindi un'azienda come fa a far utilizzare il TV virtuoso ai propri dipendenti? È un'app che si installa e che devono installare tutti? O, e da lì? Cioè ci sono tipo, si possono fare tipo delle squadre? O esattamente, sono... esattamente. Mm. È un'applicazione gratuita che chiunque può, può scaricare, questo diciamo un po' è il nostro impegno sociale. Poi le aziende hanno la possibilità di lanciare dei programmi dedicati all'interno del quale vengono lanciate delle competizioni sia individuali sia squadre sugli stili di vita. In base ai punti che raggiungo salgo in classifico, ottengo più visibilità, si crea molta interazione, le persone si possono sfidare l'un l'altra e poi ci sono un sacco di premi come voucher Amazon, giorni di ferie, eh, ah. sconti. Le aziende, con le aziende stiamo creando tanti tanti modelli e pian piano anche con altri partner abbiamo creato dei percorsi completi di prevenzione taccio che è arrivato il gong <ride> è arrivato il gong e quindi i tuoi due minuti per potersi spiegare alti virtuoso sono finiti però mi sembra che abbia detto tutto. Ha detto tutto però c'è ancora uh, una domanda che noi possiamo fare eventualmente Vai. quella che ti voglio fare io tu hai detto premi che possono essere anche giorni di ferie. Certo cucciolo eh, anche giorni di ferie. Allora come, si fa? come avete fatto ad ottenere giorni di ferie dalle aziende da dare poi a chi si comporta bene su alti virtuoso? Guarda, questi giorni abbiamo sentito tantissimo parlare. C'è stato un caso molto importante di un, impre un imprenditore, le persone, io assumo solo, eccetera. Le aziende ci tengono ai loro dipendenti. Ci tengono per due motivi: a perché se le persone sono un'imprenditrice, un hai ragione, sì, non volevo dare troppi dettagli. <ride> però, eh, diciamo le aziende ci tengono davvero ai propri dipendenti, perché questo crea un ambiente di lavoro più sano, eccetera. E si sono rese conto anche con le statistiche che delle persone che si prendono cura del loro stile di vita poi sono più produttive, si assentano di meno, rappresentano un costo, eccetera. Quindi vogliono dare degli incentivi concreti e per questo hanno deciso spesso anche di mettere a disposizione dei giorni di ferie e io trovo una cosa bellissima, fantastica più ti Molta prendi bene. cura di te più ti prendi beh penso che sia il premio più ambito insomma perché ok il buono Amazon per carità che Dio lo benedica sempre però se riesco a guadagnare con il virtuoso due giorni di ferie e andarmene magari due giorni da qualche parte, staccare, far ispirare i pensieri, in questo periodo non è che mi dispiace. Esatto, molto meglio. Andrea, noi ti ringraziamo, il tempo è scaduto e con esso anche il tuo intervento e in bocca al lupo. Grazie ragazzi, anche a voi, buon lavoro, Vabbè. buona puntata. Ciao. Allora, si diceva, se avete due giorni di ferie, ma anche di più non vi bastano due giorni, venite in Sardegna, a Cagliari, venite a trovarci. Allora, eh, restiamo con Radio 105. Valeria, so che sei armata di smartphone, a te la linea. Sì, eccoci, siamo nel corner di Radio 105, sono con Davide Ariu, che è il, insomma, il frontman, chiamiamola così, della startup Pluribus One. Ciao Davide. Ciao Valeria, eh, ciao a tutti. Eh, grazie per l'ospitalità, un bellissimo evento ricco di opportunità di networking, quindi ci stiamo divertendo tantissimo. Senti, di che cosa si occupa Pluris One? Allora, noi ci occupiamo di eh, aiutare le pubbliche amministrazioni, tutte quelle aziende che hanno i siti di e-commerce da cui acquistiamo i biglietti delle vacanze, anche il pranzo per, eh, per l'ufficio a proteggere i propri siti web dagli attacchi informatici. Ah, ok, quindi super utili in questo periodo, insomma, anche un po' eh, pericoloso ecco, a livello informatico. Eh, avete da fare? Abbiamo abbastanza da fare, sì, super utili, il tema è, diciamo, caldissimo, quindi no, no, è un buon momento. Un buon momento. So che semplice. siete tutti sardi e siete un, un gruppo abbastanza nutrito, quanti siete? Allora, siamo sardissimi, noi nasciamo come spin-off dell'Università di Cagliari, abbiamo sede qua a Cagliari e siamo circa una ventina di persone che lavorano. In Wow, età media? Eh, sono tutti giovanissimi, ne ho laureati, diciamo sui 30. Bene, bene, bene. E adesso, cioè. Eh... Immagino che siate anche un po' nerd, posso, posso definirvi così, essendo informatici. Il weekend, dalle vostre parti, cosa fate? Siete davanti a un computer oppure andrete anche a farvi un po' di spiaggia, un po' di mare? Eh, con questo sole stare davanti al computer, insomma, eh. un po' difficile. Eh, di ok. <ride> Va bene, mi passi il termine nerd, non era. Ah, sì, In maniera... no, no, non diciamo noi, okay, okay. noi per primi. Ok, ok. Grazie Davide, Grazie, no, buon lavoro. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Vi ripasso la linea. Ciao Valeria, ciao e poi te la restituiamo più tardi, però adesso eh, vorrei portarvi a far conoscere una storia straordinaria, la conoscete già perché di fatto è presentata sulla stampa italiana internazionale come nuovo unicorno, ma dietro questa storia ci sono tante altre storie dei founder di questa realtà e che in qualche modo ci raccontano quel famoso detto popolare di solito, si chiude una porta e si apre un portone e che portone? Un breve jingle e poi torniamo con il prossimo ed eccoci qui allora perché il prossimo ospite ci porta in una storia di innovazione che di fatto è stata raccontata negli ultimi mesi dalla stampa italiana internazionale vorrei ospitare qui sul palco del Sios 22 Sardegna Edition Raffaele Terrone Founding partner e CFO di Scalapei. Benvenuto. Ciao Giampaolo. Ti faccio accomodare. Buongiorno. Allora, io dicevo nell'introdurti, eh, si chiude una porta, si apre un portone perché Raffaele, classe 1986. Nato a Rocca Piemonte, paesino di meno di 9.000 anime in provincia di Salerno, eh, non andavi benissimo alle superiori, però poi hai fatto un percorso accademico straordinario in Bocconi e in Bocconi ci sei arrivato con un annuncio che tua mamma ha letto su un giornale di carta. Sì. Quindi anche sì. i giornali di carta continuano ad essere importanti. No, però e... era il 2004. <ride> il quindi... 2004. Ok. Oh, era un po' diverso. Laurea 110 e lode. E poi un percorso importante in Inghilterra, a Londra, in banche d'affari e anche in consulenza, e poi invece il cambio vita. Cos'è successo? Sì, uh, io non, non nasco imprenditore, adesso prima abbiamo fatto delle sessioni no, di, di mentorship. È interessante vedere tante vostre storie dove ci avete provato, ci avete provato più volte, magari avete fallito e avete. Imparato per, per fare una startup migliore, un qualcosa di ancora più, più interessante e magari di successo. Nel, nel mio caso, io, io ho fatto la classica carriera da uh, Ok, bocconi, come tanti nella mia, nel mio corso, vanno, vanno a Londra uh, a lavorare in banche d'affari, quindi prima Barclays, poi Goldman Sachs e a un certo punto no, ho avuto questa crisi di mezza età un, un po' presto, quindi ero alla, alla ricerca di, di un qualcosa di, di nuovo, ma non sapevo nemmeno io cosa, no? quindi come l'imprenditore una ricerca, la necessità, no? il, il gap nel, nel mercato, di cosa vuole il cliente, io cercavo proprio forse sì. di, di trovare me stesso in primis e poi... E poi dire, ok, cosa posso fare per la comunità, cosa posso fare no, per, per il futuro. Prima di questo ti faccio vedere, perché con la regia abbiamo anche la prima immagine dell'album eh. dei ricordi, eh, lo scatto in bocconi no. e la laurea, questo con la tua famiglia, con chi sei qui? Sì, allora ci sono mia mamma, mio padre e la mia prima di tre sorelle. Okay. Ed era il 2010, se non sbaglio, credo, sì, 2010. 2000, sì, 2010. E niente, no, parto per Londra e quindi faccio questa carriera in banca d'affari, se non che uh, Simone Mancini, che è poi il mio socio e, e CEO, uh, era alla ricerca, cioè, aveva queste idee, andava alla ricerca di capitali, quindi tra le tante porte dove aveva bussato in, uh, in Australia c'era anche Goldman Sachs e a Goldman Sachs c'era una persona, Michael Ginsburg, che è l'attuale head of fintech uh, di Goldman Sachs a Sydney, un mio caro amico che aveva fatto il training con me a Barclays, era anche lui a Barclays per poi andare a Goldman Sachs, entra in contatto con Simone e dice: Io investo un, un chip piccolo, ma ti serve una persona con uno network e due conoscenze finanziarie. Quindi per sua sfortuna, o spero fortuna, trova me, non potendomi pagare in, in cash perché non avevamo soldi, eh. decidiamo: Ok, prendo una quota importante di equity, divento socio della società e, e partiamo con un piccolo ufficio. No, da da due persone a Milano, anzi nemmeno a Milano poi... Non... Allora tu mi hai detto... Lo, lo lasciamo dopo, L'ufficio era, eh, adesso non so se ce l'avete ancora, però dalla, se fate la visura camerale risulta ancora, mi dicevi, a Montelupo Fiorentino. Sì, sì, quello era il, il primo ufficio ed era la, la casa del nonno di Simone, perché io vivevo a Londra, lui viveva in, uh, in Australia, bisognava trovare una sede, allora prendiamo la casa del del Nonno, e ed era interessante poi per me eh, che lavorando a, a Goldman no? a queste tra l'altro, non so. Io vedo una foto lì di... che la regia ci aiuta in questo. Stai <ride> vedendo nell'album dei ricordi, eh, ricordo anche più recente perché hai seguito anche la ah, quotazione sì. borsa Milano. La vediamo anche noi a schermo della mitica Tecnogym. Esatto, l'ultimo che... lavoro prima di diventare imprenditore. Sì, sì, 2000, 2016 la quotazione in borsa di Tecnogym e lì appunto dicevo, ero abituato con, con Goldman no, a viaggiare in business class, a dormire in alberghi comunque a 5 stelle o comunque di, di importanti. E Simone invece mi prende un volo super economy a per andare a Montelupo Fiorentino e mi prenota un garage come da bed and breakfast e mi fa: No, ma l'ho trovato a 18 euro, ho detto, Vabbè, Va. <ride> Potrei pagarmi qualcosina in più io, però lì inizia questa, questa avventura e, e all'inizio era dura, era veramente dura perché non potevamo pagarci gli stipendi, non, uh, non avevamo un ufficio, poi con la prima raccolta capitale, quindi circa un milione a tre milioni di valutazione, andiamo a Milano, prendiamo il primo ufficio da due persone, quindi io e Simone c'era l'altro founder Johnny ancora in Australia e, e Daniele non so nemmeno dove fosse e poi, poi a settembre ci ritroviamo tutti a Milano con un ufficio da quattro persone che poi diventa da otto a fine 2019, 40 a fine 2020, 140 a fine 2021 e ora in, in pochi mesi siamo, in, siamo a 230 persone ormai non, non li conosco più tutti purtroppo. <ride> e... 230 in Italia ad oggi, abbiamo anche un terzo scatto fotografico con una parte del team di ScalaPay, eh, 35% di sviluppatori e ingegneri. Eh, la prima domanda che ti faccio su questo è quanto conta lavorare su, sugli algoritmi, sulle piattaforme, sulle tecnologie, anche per il vostro successo? Sì, è un po' il nostro, il nostro punto, punto di forza quando siamo arrivati in Italia. Uh, C'era quest'idea no, che, che l'Italia fosse un paese uno ad alto rischio, due un paese dove quantomeno con Scala Pay le prepagate fanno il 40%, potete immaginare che le carte prepagate sono delle carte rischiose, quindi andarsi ad affidare a banche dati esterne ad analisi esterne no, non funzionava nemmeno per noi. E quindi ci siamo sviluppati un algoritmo interno che, con adesso più di 10.000 transazioni giornaliere, ci permette di identificare no, tutto e mappare tutto il mercato italiano, il mercato europeo, dove siamo, siamo presenti. Adesso possiamo sapere: no, qualsiasi codice postale di Cagliari, quante frodi ci fa? Ovviamente, sai, sono, sono dati confidenziali aggregati non, a livello di GDPR, non possiamo condividere, però sappiamo il tipo di carta, se è una carta prepagata se è una carta um, di credito, di debito la zona italiana, la, la fascia di età e quindi mettiamo assieme tutti questi fattori e quindi valutiamo se la persona poi sia una persona solvibile o meno. Avete dichiarato alla stampa, credo anche al Financial Times con Scalapei abbiamo provato a capire le necessità del mercato e siamo stati i primi per molto tempo cosa significa questo essere primi? Tra l'altro proprio oggi il eh, papà di Amazon su Twitter, non so se l'avete visto, ha rilanciato eh, questa copertina di Business Week eh, dicendo: Ho questa vecchia copertina di Business Week del 2006 incorniciata come promemoria, la scommessa rischiosa che non piaceva a Wall Street, che l'anno scorso ha generato entrate per oltre 62 miliardi di dollari. Lo trovate su, su Twitter e eh, in questo caso è Jeff Bezos. E per voi cosa invece ha rappresentato questo? Leggere il mercato e arrivare prima di altri. Sì, allora diciamo che non è nemmeno tanto l'arrivare primi, ma ad essere veloci e adattarsi al, al cambiamento. Il pagamento rateale era un qualcosa che funzionava già in passato, magari con rate, e funzionava in altri paesi. E noi abbiamo visto questo gap sul mercato italiano, ci siamo buttati a capofitto e in tre anni abbiamo fatto quello che abbiamo fatto con un Covid, che forse era un deterrente all'inizio per raccogliere okay. capitali, no? perché l'Italia ha sofferto purtroppo più di, di, di tanti paesi ma quello è stato anche una, una barriera all'ingresso per i nostri competitor che, che sono arrivati dopo no? anche alla luce del, del nostro successo ma quell'anno diciamo in, in fase Covid ci ha permesso di avere un vantaggio competitivo soprattutto in Italia e poi con le informazioni che abbiamo, che abbiamo ottenuto le abbiamo trasmesse sugli altri paesi e ci ha permesso poi di essere anche leader in, in Francia, Spagna, Portogallo, i nostri paesi poi di, di punta dopo, dopo l'Italia oggi. Senti, ti... Però c'è anche un elemento che è un po' risuonato sulla stampa italiana, cioè la fiducia degli investitori italiani, perché come unicorno voi avete avuto fiducia dai mercati esteri, a parte posta italiana, il round da 27 milioni di dollari di, di poche settimane fa. Ci racconti questo, come, come ti spieghi questo eh, diciamo, tasso di fiducia molto alto che arriva eh, dall'internazionale rispetto al sistema e Paese Italia? Sì, allora un po' sempre dipende il, il settore, secondo me sul, sul private equity l'Italia è molto forte, ci sono dei fondi fortissimi, sul venture capital eh, a volte c'è ancora quella, quella necessità di fare una due diligence che richiede tempo e una società come ScalaPay no, rischia di finire la cassa ogni volta, dopo, ora un po' di più per fortuna, però in passato dopo, dopo sei mesi, quindi non possiamo aspettare i tempi di, di investitori italiani che poi magari non riescono nemmeno a valutare la società come lo fanno noi investitori della Silicon Valley dove hanno visto società che vanno no, da 0 a 5 miliardi in due anni, tre anni. Quindi era un po' incomprensibile quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Adesso c'è un riconoscimento da parte, da, da parte di poste italiane e, e finalmente ci apprezziamo questa apertura appunto da, da parte dell'Italia, però fino al round precedente noi avevamo praticamente il 95% dei nostri investitori uh, stranieri. È un po' dispiace no? perché poi alla fine siamo non 230 in Italia, siamo 130 in Italia su 230, però appunto il, il 60% delle persone certo. sono qua. E sarebbe anche utile no? Tenere, chiudere questo cerchio con, con gli investitori anche italiani. Tema interessante, lo riprenderemo con i prossimi ospiti. Ti chiedo un'ultima cosa, abbiamo pochissimi secondi. Eh, what's next? Prossimi passi? Beh, prossimi passi. Eh, Scala pennato nato come pagamento rateale eh, ma alla fine noi quello che facciamo è capire le, le necessità del, del nostro cliente. Il nostro cliente è il, è il venditore in primis e poi il cliente finale e quindi è ottimizzare l'esperienza di checkout quindi, e, e di acquisto anche in negozio non solo con il pagamento rateale ma anche col pagamento istantaneo. Abbiamo lanciato Magic Checkout che quindi è un pagamento con un click probabilmente arrivo, avremo, faremo tante altre iniziative, oltre a espanderci in altri paesi, ma ripeto no, è quello un po' di essere imprenditori capire cosa, cosa ti chiede il mercato trovare il gap e inserirsi e magari farlo prima e meglio degli altri con un mercato con un, con un addressable market pazzesco perché uh, l'e-commerce è, è un settore ancora in, uh, in fortissima espansione, poi soprattutto in Italia dove vediamo i nostri venditori che hanno il 10%, 20% del fatturato e-commerce e commerce e, in un'ottica di digitalizzazione no? Si spera cresca come, come nel Regno Unito e in Germania dove siamo al, al 50. Senti, il garage a Montelupo ce l'avete sempre lì? È una reliquia, <ride> l'icona? Eh, devo, devo andarci a trovarlo. C'era una puzza di sigaro, mi ricordo che probabilmente la persona prima di me è un'esperienza terribile, però, <ride> però sì, da, non, non da riprovare ma andare a visitare come... <ride> Diventa iconico dopo. Raffaele Terrone con noi al SIOS 22 Sardini Edition, grazie. Grazie mille. E ora invece resta qui perché tra qualche secondo dopo il jingle con Chiara trombetta andremo ancora a parlare di numeri e della visione del mondo che parte qui, dalla terra di Sardegna, l'isola del futuro. Tra poco. Eccoci, abbiamo prima anticipato la, il paper che abbiamo pubblicato oggi su Startup Italia. Abbiamo infatti deciso di ripartire sempre dai dati che danno il senso della concretezza e di quello che sta accadendo in questa terra. L'anno scorso avevamo mappato la, le start up Sarde, quest'anno abbiamo fatto una fotografia delle start-up in Sardegna e abbiamo eh, scoperto dei dati interessanti. Giusto per darne Qualcuno eh, gli investimenti in startup sono raddoppiati dall'anno scorso a quest'anno e sono anche aumentati eh, il numero delle startup che però spesso il semplice numero non è un dato eh, rilevante. Abbiamo con noi Edoardo Negri, CEO di StartUp Italia. Benvenuto Edoardo. Ci Possiamo Chiara. anche sedere. Edoardo, che cosa rappresenta questo paper e perché è importante partire dai dati? Ma è molto importante partire dai dati perché chi intraprende non può che partire dai dati, dalle analisi e da quelli che sono i fatti, eh, perché senza di questi eh, si partirebbe al buio e si correrebbero rischi al di, quel, al di là di quelli che normalmente bisogna correre. Eh, questi dati sono frutto di un lavoro giornalistico, quasi di investigazione giornalistica, puntuale sul territorio e fa parte della strategia di Startup Italia di andare appunto sui territori, andare a scovare tutti quelli che sono i fenomeni dell'innovazione sul campo facendo quasi appunto giornalismo investigativo nell'ambito dell'innovazione. Grazie, sì, infatti il, il paper è realizzato da Upbase, che potete anche andare alle start-up presenti, possono andare anche al corner a scoprire di che cos'è e, e poi appunto da Startup Italia. Edoardo, abbiamo letto questi numeri ma eh, c'è anche una, real, una, una storicità dell'innovazione in Sardegna, dietro di noi appunto abbiamo un po' le tappe principali, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo. Beh, allora, quello che si vede alle mie spalle sono... Eh, eh, si può definire.. Eh, sicuramente la Sardegna come la culla dell'innovazione perché solo nel 90 a partire dal 90 quando nasce CRS4 eh, poi video online eh, e poi in Sardegna eh, ogni tanto è interessante ricordare perché è eh, facile dimenticarselo nasce il, la prima versione digitale di un quotidiano so, eh, dopo il Washington Post questo nel 94 poi Tiscali eh, che eh, l'anno dopo eh, dalla fondazione nel 99 viene quotato in borsa e questo raddoppio degli investimenti eh, nel 2021 rispetto al 2020 è sicuramente un dato quantitativo molto significativo, un più 100%, eh, direi che parla da solo. Assolutamente. Nel frattempo non so se la regia ecco, vuole scorrere un po' quelli che sono gli altri numeri che potete trovare dal, nel paper scaricabile da Startup Italia. Edoardo resta qui con me e nel frattempo chiamerei sul palco con noi Walter Ambu, presidente e fondatore di Entando. Benvenuto. È collegato da San Francisco, Sebastiano Peluso, Innovation Desk. Dice. Salve a tutti. Walter, voi siete un'azienda italo-americana e quindi avete visto un po' quello che accade oltreoceano e poi quello che accade qui nel nostro paese. Cosa ti porti dietro da, dalle, dalle due esperienze? Sì. Eh, buon pomeriggio a tutti, prima di tutto. Eh, quando ho incominciato questa avventura negli Stati Uniti con eh, il team americano, di fatto ho dovuto affrontare delle, delle situazioni un po' particolari. Noi facciamo software enterprise in ambito business to business. E la prima cosa, mi ricordo sempre che mi disse la responsabile marketing di un'azienda un che fa prodotto negli Stati Uniti, mi disse ma gli italiani stanno al software enterprise come i vietnamiti alla moda. Rimasi un po' così scosso e mi dice: Ma voi non fate software enterprise. Voi fate, avete talenti, avete persone veramente in gamba, ma non fate software enterprise all'IBM, alla Oracle. E questo è stato l'inizio della mia avventura. Che cosa mi porto? Mi porto um, un mindset uh, americano che è quello di prodotto, di creare un'azienda che fa prodotto in quest'ambito, nell'ambito B2B. Eh, che è qualcosa di più raro qua in, uh, in Italia, mi porta anche a una convergenza di, di valori. Noi siamo un'azienda sostenibile, facciamo open source. Eh, L'open source eh, significa che il nostro software sta online, è scaricabile, utilizzabile da tutti. Quindi chiunque nel mondo può prendere la nostra tecnologia, capire come abbiamo fatto il prodotto e utilizzarlo e fare impresa, perché è open. Quindi può creare nuove start-up utilizzando la nostra piattaforma. Quindi noi siamo nel mondo della sostenibilità, dell'inclusione. Che cosa portiamo noi italiani? Molta flessibilità, eh, agilità, ci adattiamo molto più facilmente. Nel periodo di pandemia eh, è stato incredibile. Io conoscerò alcuni colleghi fra qualche settimana perché noi abbiamo, siamo. Abbiamo fatto due round di investimento, uno da 3 milioni, un altro da 11 milioni, uno nel Convertis nel 2019, pre-pandemia, e uno l'anno scorso con United Ventures. E quindi siamo cresciuti, ehm, siamo triplicati nel giro di pochi mesi. Eh, e quindi ci siamo conosciuti online, come, ho fatto l'IRIN online con americani. Siamo un'azienda global, abbiamo persone in Sud America, Asia, Italia, Cagliari, c'è il team di sviluppo che fa prodotto. Hai dichiarato che con Entando voi volete trasformare il modo in cui le aziende creano le applicazioni. Ci vuoi raccontare come lo fate? Sì. Dunque, negli ultimi due anni abbiamo cominciato a ragionare sul tema della, di cosa significa essere flessibile nello sviluppare le applicazioni software, quello che troviamo con cui noi interagiamo ogni giorno. È, Diciamo che il Covid ha accelerato questo processo di trasformazione, perché? Perché siamo in un'epoca di incertezza, l'abbiamo visto, le aziende si devono riorganizzare rapidamente. Oggi c'è il virus, domani c'è la guerra, poi dopodomani c'è la crisi energetica, eh, l'inflazione. Quindi chi non è resiliente, questa è la parolina magica oggi, non riesce a sopravvivere. Allora. È nata una, una metodologia, un modello di azienda che viene chiamata la Composable Enterprise. L'azienda, l'organizzazione è composable, componibile. Che cosa fa questa azienda? È in grado di adattarsi rapidamente assemblando e riassemblando i loro asset digitali. Cosa significa poi in, in questo caso? Significa che tu hai un'infrastruttura IT e componi le applicazioni creando questi building blocks, cioè dei mattoncini Lego che tu riusi per fare tutte le applicazioni. Faccio un esempio, il sistema di autenticazione e autorizzazione eh, lo fai una volta, lo metti all'interno di questo tuo marketplace aziendale e lo riusi su 10, 100, 1000 applicazioni. E sei rapido perché le componi. In questo modo riesci a avvicinare anche il business all'IT. Noi siamo una delle 10 aziende al mondo in questo momento che ha una piattaforma che fa questo mestiere, quindi siamo in un oceano blu, cosiddetto oceano blu, un nuovo mercato che è Vedrà l'apice solo nel 2026, siamo all'inizio. Entro qualche anno si stima che il 65% delle applicazioni in tutto il mondo verrà ri realizzato in questa modalità, che è la modalità componibile. I prodotti che fanno questo mestiere si chiamano le Application Composition Platform, quindi assemblo, riassemblo, digitali e li riuso, portando efficienza, perché quello che il mattoncino Lego lo faccio una volta lo porto avanti come lo metto in uno store, stile quell'Android ma ce l'ho in casa e io lo riutilizzo n volte, quindi pagamento de, di una tassa, parlando di pubblica amministrazione dell'Atari e la faccio una volta, la riuso in, tutto, eh, in, in tutti i comuni. Grazie Walter. Abbiamo visto prima appunto tante start-up anche al, al Bootstrap che ci ha preceduto. Abbiamo appunto con noi eh, Sebastiano Peluso eh, collegato da San Francisco di eh, Ice. E appunto vogliamo parlare con lui anche dell'importanza dell dell'internalizzazione delle start up. E per questo in questo momento so siete in, con un bando aperto con Global Startup Program. Che opportunità ci sono per le 100 startup digitali che affronteranno questo percorso? L'opportunità è quella di partecipare a un programma che consideriamo straordinario. Eh, la possibilità di trascorrere 8 settimane in un mercato estero. All'interno di un programma di accelerazione. Quindi, questo dà eh, la possibilità, eh, come diceva oggi il, il nostro presidente Ferro, di eh, adattare l'offerta che la startup ha su quel mercato di riferimento. Il, il programma di accelerazione metterà a disposizione un set di mentor che saranno specializzati per tematica. Quindi, ci saranno esperti di branding, di marketing, di fiscal, di legal che affiancheranno l'imprenditore. Eh, analizzando il progetto di business e dando dei consigli per eh, il fine tuning sul mercato di riferimento. E poi ci saranno anche mentori invece verticali sull'industria in cui il, la startup opera. Quindi eh, noi eh, negli Stati Uniti siamo suddivisi per industrie, quindi su eh, San Francisco, eh, Los Angeles ci occupiamo eh, prevalentemente di clean tech e di Healthcare. Eh, gli uffici di Houston seguono la parte di spazio e energia. Eh, Chicago... Da parte di manufacturing e di automotive mentre a New York eh, verranno inviate le start-up ehm, che coprono tutti gli altri settori quindi oltre ad avere degli esperti di disciplina ci saranno anche degli esperti di settore che daranno eh, oltre che i consigli anche dei contatti perché l'azienda possa eh, accelerare il suo percorso di eh, ingresso sul mercato estero eh, è un programma in cui comunque eh, Viene richiesto di lavorare molto. Quindi sarà un programma in cui i founder, in particolare, saranno impegnati a essere proattivi, quindi a interagire, a presentare l'azienda, a partecipare a degli eventi in parte organizzati dal, dall'acceleratore, ma anche eh, presenti nelle città in cui il programma si svolge. E quindi è un'opportunità: un'opportunità per eh, avviare l'attività commerciale, per accedere al capitale di rischio e anche per imparare per avere un, un cambio del mindset. Eh, grazie al, al confronto continuo col, um, con il mentor anche con gli altri partecipanti della cohort della startup quindi occasione di crescita occasione di, di formazione è un, uno degli elementi che eh, viene messo a disposizione del, del, delle startup dai, dai progetti governativi eh, dice comunque dal 2012 aiuta le startup con questo tipo di servizi con i programmi eh, ci sono adesso anche i fondi governativi eh, ne parlava prima Francesca Othea con CDP, quindi abbiamo servizi, fondi e eh, da quest'anno anche un centro di innovazione, eh, centro eh, dedicato all'innovazione italiana eh, a San Francisco, da cui vi parlo. Quindi un terzo asset che viene messo a disposizione delle, delle start-up per portare l'innovazione negli Stati Uniti e per avere questo scambio di univoco di eh, contatti, conoscenze e competenze. Grazie Sebastiano Peluto, tra l'altro per le start-up che fossero interessate, c'è proprio il corner di ICE con tutte le informazioni. Prima di passare, di ricoinvolgervi con un sondaggio in tempo reale, in una battuta, Edoardo, che consiglio daresti alle start-up che devono affrontare un percorso di questo genere? Allora, provo a, eh, a riassumere un consiglio su tutti. Naturalmente c'è il tema dell'accesso ai finanziamenti, quindi alle risorse finanziarie, alle strategie di go to market, accesso al mercato, alla ricerca di competenze anche con alleanze tramite anche la formazione che si diceva prima. Vorrei dare però un consiglio anche come dire che si può definire soft, cioè quello di anche guardavo prima il bootstrap che è avvenuto fino a due ore fa di incontro fra mentor e startup, di eh, lavorare sul concetto di errore eh, e di lavorare sul concetto di errore considerando l'errore un momento importantissimo di apprendimento e di crescita e di spunto per andare avanti e per ritentare eventualmente un'altra volta. Anche perché se non lo facciamo noi, lo fanno i nostri competitor, che guardano i nostri errori e imparano dai nostri errori. Quindi, eh, mi sento di dare questo consiglio: di lavorare sull'errore come momento di grande crescita. Grazie, e adesso abbiamo, siamo in Italia, abbiamo fatto un ponte anche oltreoceano. Vi chiediamo, quindi, telefoni alla mano di nuovo un sondaggio: cosa c'è all'estero che manca in Italia sul fronte dell'innovazione, capitali, talenti, tecnologie o reti d'impresa? Vediamo in tempo reale poi i risultati. Secondo voi qual è la più gettonata? Capitali, <ride> sembra quella più. Walter, tu cosa avresti. Confermo. <ride> Confermo. Confermo. Quando. Mh... Guardo gli stipendi che ci sono negli Stati Uniti mi vengono i brividi. <ride> e quindi servono per entrare nel mercato americano, servono molti molti capitali. Grazie mille. E prima di congedare i miei ospiti direi che possiamo chiamare anche il secondo eh, video pitch della seconda startup in gara tra le 5. <music> Ancora con Enni e Sansone che mh, vi stanno portando un po' nel mondo delle start-up di questa edizione Sardegna eh, di Sios e in questo caso, visto che comunque la Sardegna è un posto che vive anche di turismo ed è un posto dove è bellissimo andare in vacanza, ci addentriamo un po' nel mondo del turismo. Esatto, mondo del turismo, mondo del viaggio, mondo delle vacanze con 181 Travel. Abbiamo con noi Marco De Iosso. Ciao Marco! Ciao a tutti, ciao Alessandro, eccoci, ciao Agni. Eccoci, eccoci. Benvenuto. Allora, One at One Grazie. Travel è una digital based DMC che seleziona, organizza eventi e esperienze turistiche. Traducicelo in italiano, sicuramente. Allora, pa par partiamo te. dal termine tecnico DMC, che vuol dire Destination Management Company, cioè sostanzialmente ah, un'azienda sì. che si occupa di gestire una destinazione a livello okay. ovviamente turistico. Eh, infatti il nostro, il nostro obiettivo diciamo principe se non re è quello di valorizzare il territorio quindi okay. noi cosa facciamo? organizziamo e gestiamo l'offerta esperienziale che troviamo nei territori dove andiamo a lavorare collaborando con il segmento dell'ospitalità quindi lavoriamo con gli hotel lavoriamo con i resort con i villaggi turistici con tutto quello che è struttura ricettiva portando all'interno della struttura ricettiva tutta l'offerta che il territorio può, può dare quindi facciamo uscire le persone dagli hotel le facciamo andare in escursione in gita turistica in barca a degustare le tipicità locali, li portiamo nei vari, nei vari punti di interesse. Quindi il nostro obiettivo è quello proprio di far conoscere al turista la destinazione in cui va in vacanza. Molto spesso questo purtroppo non succede. E facendo questo in qualche modo diamo anche un grande servizio al, al mondo dell'ospitalità, perché gli permettiamo di migliorare tutta la nostra strategia di eh, customer success, perché ovviamente le persone sono molto contente in qualche modo nel momento in cui tornano in, in struttura e poi tornano a casa di quello che hanno vissuto in destinazione. Noi siamo nati nel, nel 2016 occupandoci principalmente di esperienze nautiche. Quindi lavoravamo principalmente con il mondo delle barche. E poi piano piano nel tempo ci siamo evoluti. E adesso abbiamo fatto addirittura questo passaggio. Siamo passati dal vecchio nome Nostream al nome One One Travel. Proprio perché ci occupiamo di portare le persone oltre lo semplice spostamento da 0 a 180 in termini di coordinate, ma andiamo oltre all'interno delle destinazioni con la 181. Quindi, in qualche modo abbiamo questo una sorta di doppio, eh, doppia missione, cioè quella di dare un servizio al, all'ospite finale, che quindi migliora il suo apporto in vacanza, e poi quello del, dell'hotel, che invece migliora la sua strategia di offerta al, al, al cliente finale. Eh, lavoriamo ovviamente andando a reperire all'interno delle, delle vere destinazioni tutto quello che c'è di bello da poter fare, quindi collaboriamo con un sacco di operatori locali da società di, di trasporti a guide, accompagnatori, eh, skipper, eh, tutto quello che in qualche modo dipende ovviamente dalla destinazione, no? perché in certi casi anche lavorando in montagna lavoriamo con le ciaspolate, in altri casi nel, quando lavoriamo in città lavoriamo con, eh, con, le, con le guide turistiche o con i musei, per esempio come potrebbe essere su Roma e quant'altro. Eh, quindi diciamo che... Eh, la cosa più importante per noi è quello di riuscire a entrare nel, nel contesto dell'ospitalità in maniera, eh, permettetemi questo termine, pervasiva, nel senso che dobbiamo essere molto eh, legati a questi, questi brand che gestiscono il mondo dell'ospitalità, degli hotel, dei resort. Quindi per noi sono molto importanti le partnership con eh, aziende che possono essere TH Resorts, Touring Club, eccetera, eccetera. Potrei ovviamente essere sempre eh, lì all'interno. Benissimo. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è... Se io sono uno che nel mio territorio può offrire un'esperienza, posso collaborare sì. con One One Travel? Sì. Assolutamente sì. Ha già, ha già risposto anni. Ma che tu l'hai detto io glielo ho detto subito. Sì, puoi. Certo, certo. No, anzi per noi è fondamentale riuscire sempre a scovare delle nuove aziende, delle nuove realtà locali che possono valorizzare il territorio insieme a noi. Non siamo mai, diciamo, delle, non siamo un'azienda che in qualche modo va sul territorio a rubare il lavoro, ma al contrario a valorizzare quello che c'è già. Quindi lavoriamo sempre con società preesistenti. Benissimo, quindi io ho... sono in provincia di Roma, ho una cantina, attraverso di voi posso eh, far conoscere la mia cantina perché eventuali strutture potrebbero offrirla come esperienza. Sempre grazie a voi. Ottimo, molto, molto comodo. Sì, anche perché, soprattutto nei villaggi, si tende ad andare nel villaggio turistico tal d'Italia e chiudersi dentro sì. e fare sempre la spola, balli di gruppo, massaggi, apericena e via via. Invece, così almeno. Noi siamo dei, siamo dei butta esatto. possiamo, possiamo fare anche il mini club. Vabbè. Molto Scherzi bene, Marco De Iosso, grazie per averci parlato di One and One Travel. In bocca al lupo per questa edizione. Grazie Inizio. a voi, grazie a voi grazie a tutti. Ciao 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 amici di Radio 105, questo viaggio! Nelle start-up sarde dell'anno le cinque finaliste, però poi qui in sala e anche con Valeria stiamo intervistando le 30 che hanno preso parte a questa competizione anno 2022. Allora noi proseguiamo perché stiamo parlando di eh, infrastrutture, stiamo parlando di capitali ma anche e soprattutto di eh, talenti e quindi capitale umano e quindi persone e allora vogliamo andare a raccontare anche la via all'innovazione che passa. Dalle persone, un breve segmento di jingle e poi ritorniamo qui in studio. Allora, come si sta ripensando il mondo del lavoro tra reskilling, upskilling e c'è questa parola chiave che è PNRR, questo acronimo che ci fa vedere anche prospettive future e però dobbiamo poi provarlo a declinare attraverso quel gioco di squadra che abbiamo accennato all'inizio di questo nostro viaggio. Vorrei chiamare qui sul palco per parlare di tutto questo e molto altro Massimo Temussi, direttore generale del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna. Benvenuto Temussi, la faccio Grazie, accomodare. Buongiorno. Allora, si parla tantissimo di PNRR, diventa anche motivo di riflessione perché intercetta l'attenzione degli operatori, delle terze parti, ma anche delle aziende grandi e piccole. Quali opportunità però poi può offrire davvero nel concreto al sistema paese? Allora, le opportunità ci sono date dal volume finanziario perché un volume finanziario per la Sardegna in particolare mai visto perché è un cross sia di PNRR che di fondi di coesione che hanno raddoppiato in Sardegna quindi quando. Diciamo c'è cioè la dimensione finanziaria, è di sicuro un'opportunità. Dall'altra per trasformare questa opportunità ci sono dei problemi, perché non, non è solo la parte finanziaria, ne parlavo per esempio con Cassa dei Positi e Presti proprio stamattina, perché eh, oggi si parla di upskilling, di reskilling, abbiamo un problema di competenze. Cioè, competenze. Eh, eh, oggi è, secondo me, io lo faccio sempre anche nei convegni, il connubio, PNRR, competenze, sembra strano, ma in realtà è così. oggi lo dico in tutte le volte che posso farlo, 1.200.000 vacanze disponibili in Europa sull'Aure STEM e non ne abbiamo neanche una, quindi in Italia è uguale. Quindi è un problema complessivo europeo e non solo europeo. Quindi all'interno del, per esempio, il PNRR la missione 1, una delle missioni importanti è Digital Transformation. Quindi finalmente il legislatore europeo e italiano mette il digital come missione 1 su 6, molto importante, no? di quello parliamo oggi. Ma anche l'obiettivo 1 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che in Sardegna è un miliardo e mezzo. Un miliardo e mezzo. Quindi è passato da 900 milioni a un miliardo e mezzo, grande opportunità. L'obiettivo 1 si chiama Digital Transformation, quindi ha problema numero 1, sovrascrittura dei fondi, oppure cosa faccio in uno, cosa faccio nell'altro, è un'opportunità. Però chi è all'interno della pubblica amministrazione, non dico solo in Sardegna, in Italia, capace di progettare sistemi digitali per l'APA e per l'esterno per 2-3 miliardi di euro? Punto di domanda. Ecco, su questo è un punto di domanda perché il recruiting fatto dai ministeri, eh, penso al Ministero dell'Innovazione, purtroppo non è andato a buon fine perché. Eh, credo che un esperto di Cyber Security è quotato 80.000 euro dal, dal bando pubblico. Ecco, io ne conosco due o tre e vi posso assicurare che guadagnano di più di 80.000 euro, quindi non ci pensano proprio a cliccare il bando nazionale. Ecco. Senta Mussi, le chiedo un'altra cosa proprio sulla Sardegna: lei ci ha dato dei numeri che riguardano gli investimenti in una visione prospettica e, e mh, anche questa difficoltà, questi gap. Come vi state eh, in concreto orientando per intercettare anche questi fondi, questa disponibilità? Ecco, oggi parliamo di opportunità, non di problemi, quindi la Sardegna ha, l'avete visto, una storia importante anche in alcuni settori, però anche oggi abbiamo delle, una storia importante per esempio sulla ricerca, stiamo facendo delle cose importanti sulla ricerca anche di livello internazionale, il nostro progetto bandiera su fondi PNRR è solo uno, si chiama Einstein Telescope, quindi 6 miliardi di investimento miliardi. sulla ricerca, è un progetto che può cambiare qualche punto di PIL della Sardegna, eh, incentrato al centro Sardegna in un piccolo paesino chiamato Lula. Ecco, se parte un progetto del genere, e l'abbiamo fatto come nostro, dando l'endorsement e, e, e lottando, adesso in questo momento stiamo lottando con l'Olanda per, per vincere questo progetto. La sfida è Olanda Italia, La sfida è Olanda, Sardegna. Olanda, Italia il sito è Sardegna, quindi eh sì. è nella maniera di Sosenatos per creare questo, il più grande telescopio al mondo a onde gravitazionali, però quello chiaramente non sono i 6 miliardi di investimento, sono... Centinaia, migliaia di ricercatori che possono venire in Sardegna e tutto quello che ne consegue. Grazie, grazie Temu. resti Prego. qui con me perché vorrei collegarmi eh, con eh, chi poi gestisce a livello politico questi fondi e. Eh, Deve favorire anche la relazione tra le varie parti. Vorrei eh, collegarmi con eh, l'onorevole Romina Mura, presidente della commissione lavoro alla Camera dei Deputati. Eh, chiedo alla regia se ce l'abbiamo e se ce la mettiamo anche nel monitor di ritorno. E Alessandra Zedda, assessore eh, sul lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ringrazio entrambe, che vedo anche a schermo. Perfetto. E la prima domanda, onorevole Mura, è, è per lei. Stiamo declinando. Il, anche le aspettative sul PNRR, le opportunità e le chiedo anche gli ostacoli che intravede da un punto di vista politico dal suo osservatorio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Eh, beh, il PNRR è un'opportunità, no? il dottor Temussi lo diceva, la legava alla, alla grande mole finanziaria, ma non è solo questo. Uh, uno dei giovani talenti che avete intervistato prima e che ho ascoltato con molto piacere... Uh, esprimeva e citava la parolina magica di questa stagione che è resilienza. Ecco, il PNRR è quello strumento che in qualche modo consente di declinare la capacità di essere resilienti, quindi di adattarsi al cambiamento, di entrare nella transizione e soprattutto di non restare indietro. Considerato il, uh, il settore di cui mi occupo. Uh, ritengo che nel cogliere l'opportunità della transizione digitale così come di quella ambientale noi non dobbiamo dimenticarci della della transizione sociale uh, perché riusciremo a, a, a raggiungere gli obiettivi che la stessa Europa ci ha dato anche prima del PNRR nelle varie, uh, nelle varie programmazioni sia relative allo sviluppo digitale che ambientale che è quello di fare una transizione giusta e inclusiva perché questa è la condizione per riuscire a raggiungere anche gli obiettivi di sostenibilità digitale e, e ambientale. Quindi rispetto all'opportunità ecco i problemi. Uh, sempre sentendo uh, le, uh, le start-up che avete intervistato, i titolari delle start-up, uh, possiamo dire che uh, noi oggi ci stiamo confrontando con competenze eh, ad alto contenuto di innovazione e ad alto contenuto tecnologico. Quelle competenze che appunto possono essere spese nel mercato e possono trovare una collocazione, cioè quelle competenze che possono anche permettersi, come sta succedendo spesso anche in Italia, di dimettersi da un posto di lavoro. Di essere ricollocati in un altro, oppure di decidere di diventare imprenditori di se stessi e proporre uh, idee imprenditoriali di valore uh, nel mercato internazionale. Purtroppo in Italia non abbiamo solo questa, come dire, eccellenza, abbiamo uh, milioni di, gio di giovani, soprattutto, che non hanno una formazione adeguata. Cioè noi in Italia abbiamo nella fascia d'età. 14, 24 anni, 2 milioni di NIT fino a 34 anni sono 3 milioni. Quindi abbiamo capitale umano inutilizzato, capitale umano che rischia, se non supportato con percorsi di formazione eh, professionale ad alto contenuto innovativo, perché ormai la, la sola parola formazione non è più sufficiente per trasformare una risorsa inutilizzata in una risorsa che ricchezza per la crescita individuale e anche collettiva. Deve essere una formazione di qualità. Quindi noi in Italia abbiamo, ecco, tanto capitale umano parcheggiato. Quindi il PNRR che è un'opportunità anche a riguardo perché offre tutta una serie di risorse per seguire dei percorsi professionalizzanti e di formazione per tutto, tutto l'arco della vita, dalla culla alla pensione. Mi permetto di dire, eh, se non viene utilizzato attivando tutti i canali e quindi con una, uh, un intervento uh, multilivello, perché l'intervento ci deve essere la rete degli interventi. Ci devono essere i territori interessati, ci devono essere le parti sociali tutte coinvolte e tutte le istituzioni, la scuola, l'università, il terzo settore, tutti i soggetti devono essere coinvolti in questo percorso. Quindi il, la fragilità o i problemi che si potrebbero presentare derivano proprio dalla difficoltà che io spero e auspico venga superata e su questo stiamo lavorando. A giorni ci saranno ulteriori provvedimenti che andranno a rimodulare anche il PNRR, considerata uh, la guerra che in qualche modo ha, ha complicato ulteriormente il percorso. Ecco, io auspico che si riesca a, 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 a sfruttare a pieno questa cassetta degli attrezzi e quindi a rafforzare la capacità progettuale di tutti i soggetti a partire diciamo, dai soggetti di governo, anche locali, ma università, istituti superiori e eh, 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 tutti i soggetti che poi partecipano allo sviluppo oh, del sistema formativo, ecco, eh, dobbiamo essere in grado di far sì che questi soggetti sappiano utilizzare la cassetta degli attrezzi. Io vedo il problema da questo punto di vista, quindi la difficoltà a riuscire a cogliere totalmente le opportunità. Grazie onorevole Mura e grazie per averci illustrato anche questi elementi della cassetta degli attrezzi, capitale umano, percorsi formativi evoluti, multilivello, non soltanto digitali ma anche sui territori. Su questo io vorrei passare la parola all'assessora Zedda. Eh, perché poi la ricaduta è territoriale, come ci diceva anche l'onorevole Mure, allora lo tsunami della pandemia ha ripensato anche il mondo del lavoro, però noi siamo partiti, Assessora, dalla fotografia dell'innovazione in Sardegna, come riuscire allora a inquadrare questo reskilling, questo upskilling partendo da questo tesoretto di innovazione? Sì, buon pomeriggio. Intanto consentitemi di fare gli auguri e le congratulazioni a tutte le aziende in gara, in particolare a coloro che si differenziano e vinceranno ovviamente questa manifestazione. Però ehm, voglio anche fare un plauso all'organizzazione per la giornata di oggi perché avete centrato... Eh, quasi tutti gli aspetti che poi coinvolgono in particolare la ripresa e l'innovazione nel mercato del lavoro. Eh, quindi un caro saluto a tutti per introdurre eh, una forma di innovazione. Allora, all'interno del PNRR l'innovazione si chiama Goal, si chiama Garanzia dell'Occupabilità dei lavoratori, che ha come eh, protagonisti le politiche attive eh, e quindi fino ad arrivare dalla formazione, che è la regina ovviamente di questo programma, alla... Eh, all'autoimpresa, la formazione per l'autoimpresa che è oggetto anche della giornata di oggi. Ma eh, credo che le attenzioni debbano andare soprattutto nel, nel capire, nel riuscire a eh, conoscere, ad avere la competenza di esaminare il presente per riuscire ad innovare, per riuscire a capire e a comprendere il futuro. E allora la regione Sardegna... Con lo strumento del gol e quindi del PNRR, ha deciso di abbinare qualsiasi strumento che sia a valere sulle risorse del bilancio regionale piuttosto che degli strumenti, le nostre leggi. Noi a questo proposito abbiamo creato uno strumento che si chiama Fondo Lavoro in Sardegna, che appunto contempla dall'occupazione all'inclusione sociale di cui parlava Romina Mura, ma soprattutto all'attivazione corretta delle politiche attive. Oggi occorre intercettare quel vantaggio competitivo che c'è purtroppo ai noi dopo Ogni crisi, ogni pandemia e ogni momento di grande difficoltà, quale può essere quello della guerra, dobbiamo essere capaci noi per primi, noi istituzioni, di mettere appunto quella cassetta degli attrezzi, quegli strumenti nella disponibilità di coloro, in particolare di quelli che sono indietro, di quelli che vivono il disagio e in particolare le nostre donne e i nostri giovani, dobbiamo trovare il modo ecco, di mettere a sistema perché per la prima volta non è un problema di risorse finanziarie, è sicuramente un problema di burocrazia purtroppo ancora oggi di procedimenti aggravati sotto il profilo amministrativo che noi ci auguriamo che adesso con le linee guida anche per l'attuazione del programma Gol possano esserci dati anche dal livello nazionale perché guardate con questo sistema così meccanico, così complesso eh, di eh, spesa e di attuazione dei programmi credo che non andremo molto lontano e siccome il PNRR o un programma di di, resilienza, di ripartenza, ma è anche un programma purtroppo di indebitamento delle future generazioni. Dobbiamo avere la responsabilità di creare davvero queste nuove condizioni per aprire al futuro sviluppo che però parte dal presente, da una conoscenza e da una competenza certificata nel presente. Assessora, grazie. E mantenetemi il microfono aperto per favore. E io vi la ringrazio, onorevole Mura, e ringrazio eh, l'assessora Zedda perché eh, abbiamo parlato adesso del fondo lavoro in Sardegna. Alla fine, temussi veramente dieci secondi, le chiedo proprio una replica. Bisogna passare da un gioco di squadre perché qui il problema non sono i capitali, ma è eh, la governance, lo snellimento delle procedure. Beh, la parte più importante del PNR, regolata, non sono i fondi, sono le riforme. Senza riforme che accorciano il tempo di reazione pubblico-privato e che tirano più dentro il privato nelle nostre scelte e non riusciamo a spendereci questi fondi. Questo. Grazie, grazie Temussi per aver affrontato questo tema con noi, eh, la congedo, la, la lascio andare via, però io vorrei chiamare ancora per proseguire questa riflessione e anche quello che si sta facendo qui eh, in Sardegna, vorrei chiamare sul palco Maria Chiara Di Guardo, direttore CRE Innovation Center, benvenuta e tra qualche secondo ci raggiunge e Alessio Tola, professore di analisi e valutazione delle tecnologie all'Università degli Studi. Di Sassari, abbiamo parlato degli elementi dell'occupabilità. Se mi raggiungete sul palco, le vostre due sedute sono queste, ancora con questo sole che però è piacevole. Un sì, sole che non, è, che non è umido quindi si sta bene e ringrazio anche tanti che ci stanno seguendo in streaming. Allora, eh, che, che situazione noi possiamo dire che insomma, si sta vivendo anche sul fronte della contaminazione dei saperi? Io parto da, da Maria Chiara Di Guardo perché parliamo del contamination lab. Cosa rappresenta e come viene incontro a quell'esigenza di fare squadra, di fare rete, auspicata anche dalle nostre rappresentanti politiche? Allora, noi siamo partiti con il Contamination Lab dieci anni fa, con l'idea che l'università fosse un, eh, uno scrigno pieno di sapere e conoscenza che poteva essere messa a disposizione degli studenti e poteva determinare ricchezza sul territorio. Quindi, abbiamo provato eh, da universitaria a innovare nei modelli e abbiamo pensato questo progetto insieme al, al mondo reale, in collaborazione, cercando di fare sistema. Quindi, con Mario Mariani e Augusto Coppola, abbiamo inventato un modo per spingere gli studenti a usare tecnologie che erano all'interno dei cassetti dell'Università di Cagliari per fare impresa. È stato un percorso bellissimo di crescita, di sistema, abbiamo iniziato davvero a collaborare, a interagire con tutti, pubblico, privato, da Sardegna Ricerche a Open Campus, a tutte le imprese che ci hanno aiutato anche nell'idea di supportare i giovani imprenditori. Le start-up nate all'interno del Contamination Lab non solo fanno parte di quella ricchezza e di capacità di raccolta di patrimonio, di investimento, che abbiamo visto poc'anzi, eh, sono parte attiva all'interno anche di SIOS mm. da sempre, eccetera, ma hanno acquisito competenze imprenditoriali che vanno spese sul territorio. Sono dei passi in avanti anche rispetto al posizionamento nel fare impresa facendo questo gioco di squadra. Poi lei ha citato Mariani e Coppola, insomma, che sono due riferimenti del panorama dell'innovazione che noi salutiamo sempre con piacere. E passo a Tola, perché parliamo anche della... Startup Business Plan Competition: anche in questo caso, attraverso queste sfide, insomma, si gioca e si impara a fare impresa. Cosa accade, professore? Accade che l'università fa, fa il suo lavoro, fa il suo mestiere, perché la Startup Competition, che parte già nel 2008, tra eh, diciamo una cooperazione forte tra l'Università di Sans e l'Università di Cagliari. I nostri uffici si danno molto da fare per creare questa competizione. Una competizione di idee mi piace, mi piace raccontarla così: perché possono partecipare eh, gruppi di minimo due persone che hanno un'idea da sottoporre a un percorso, perché eh, eh, diciamo che eh, si candidano mm. d'accordo a fare un percorso formativo anche con una full week che dopo alcuni mesi diciamo, di, di, di lavoro per presentare l'idea li vede coinvolti in un'attività formativa e poi nella vera competizione diciamo, che si svolge secondo i cardini di una, di una, di una realtà ormai consolidata e bene che dà dei risultati importanti. Perché noi vediamo che in questo arco temporale abbiamo, sono state costituite eh, eh, oltre 20 imprese, 25-26 imprese, abbiamo avuto centinaia di soggetti che si sono candidati, tanti idee che eh, si sono messi a confronto, hanno vissuto la competizione, hanno visto anche le difficoltà di come si va a cantierare un piano di impresa. Non è un'operazione banale, e da questo punto di vista condivido in pieno quello che dice la collega, eh, dobbiamo. Eh, assolvere al nostro ruolo, l'università è il luogo dell'innovazione, chiunque di noi fa ricerca come fa didattica deve aggiungere qualcosa al pregresso, quindi provare anche a confrontarsi, a, a, a confrontarsi e a generare innovazione che poi può anche essere confutata nel futuro, ma attenzione, è comunque un momento per arricchire qualcosa che esiste già. Allora, noi abbiamo 30 secondi, però vorrei chiedere, what's next? Prossimi passi eh, di Guardo e Tola. Allora, oggi l'abbiamo sentito sin dall'inizio, l'impresa è chiamata anche ad avere responsabilità sociale. Noi siamo partiti, ancora una volta ci siamo reinventati perché le università devono innovare anche nella formazione e questa volta stiamo lanciando questo programma Contamination Plus che è un progetto ispirato al Contamination Lab che usa però sapere universitario tecnologie universitarie per creare impatto sociale quindi abbiamo oggi il bando aperto chiuderà, a navigare, a navigare. <ride> andate a navigare sul nostro sito l'obiettivo è usare la tecnologia, che chiamiamola a disposizione negli Atenei per creare impatto sociale non possiamo più eh, non rispondere a questa sfida, gli imprenditori hanno il dovere di supportare anche in questa direzione. Grazie, grazie di guardo Tola, 30 secondi noi. Prestissimo, prestissimo il bando per la nuova Star Cup Competition pronto sui siti dell'Università di Sassi e dell'Università di Cagliari quindi parte il nuovo percorso come sempre in autunno poi culminerà con la competizione vera e propria e quindi eh, quest'anno come l'anno scorso abbiamo provato a innovare ulteriormente prima degli interventi precedenti si parlava delle necessità di capitali molto sì. più presenti in altri contesti bene, noi avremo come partner come l'anno scorso eh, le grandi multinazionali della consulenza da Accenture, KPMG arriveranno anche altri soggetti ci saranno delle sorprese e sono assolutamente convinto che questo sia il vero reale valore aggiunto perché poi quando si va a generare una sinergia forte con chi di fatto l'innovazione la fa premestire perché deve trarne del profitto reale ebbene siamo sul giusto cammino Grazie, grazie Tola, grazie Di guardo e io passo la linea a Valeria, Valeria Oliveri, ancora a te per capire altre storie di innovazione made in Sardegna, a te la linea. No? Non c'è Valeria? Non c'è Eh vabbè, non c'è Valeria. Però eh, ritorniamo allora qui, vi congediamo. No, ci sono, ci sono. Vi congediamo. Ma ci, ci sei sono. Valeria? Mi sentite? Ah, allora possiamo provare a collegare siamo in presa diretta, ve lo ricordiamo, siamo in diretta su Startup Italia, su tutti i social. E allora, eccoci, con Valeria eccoci. la vedo, quindi puoi andare a te la linea. Eccoci, eccoci qua. Siamo sempre al corner di Radio 105, sono con Roberto Boasso di Friend Zone, l'applicazione che ti permette di trovare i nuovi amici. Che bello, complimenti. <ride> Esattamente, questa è un po' l'idea, è nata... Per... Per aiutare persone un po' come noi, i quattro soci che, che ci stiamo lavorando, eh, ci siamo conosciuti all'estero, siamo persone introverse, non, non è facile per noi socializzare e conosciamo tante altre persone in questa stessa situazione, quindi l'app, l'applicazione mobile che abbiamo sviluppato è pensata per aiutare le persone introverse o che si spostano in un altro paese a trovare amici in base a interessi in comune. Ecco, quindi eh, è nata da un'esigenza personale, perché tu mi raccontavi prima che sei un po', eh, diciamo, padrone del mondo, nel senso siete dislocati nel vostro gruppo un po' in tutta Europa. E quindi, proprio per questo motivo vi siete trovati a, a cercare nuovi amici, non tanto l'amore, ma proprio l'amicizia. Esattamente. Eh, siamo sparsi tra Zurigo, qui la Sardegna e Barcellona, per cui siamo molto internazionali, e appunto l'idea è che sia. Prima di tutto un'amicizia, che si crei una conversazione in base a qualche interesse in comune, a conoscere la persona prima mentalmente e poi se ci si vuole incontrare, eccetera. Quanti download avete già fatto? Eh, abbiamo raggiunto 250.000 download eh, senza spendere niente in marketing, per cui è tutto organico e solo su Android, dove abbiamo una versione beta attualmente. Stiamo lavorando sulla nuova versione che sarà anche su iOS, più o meno il mese prossimo, e stiamo anche lavorando su una versione per aziende per facilitare la talent retention e la eh, onboarding di persone in remoto e conoscere un po' le altre persone che lavorano con te in modo informale. Quali sono le passioni più particolari che eh, magari hanno le persone, ma che è difficile effettivamente trovare magari mh, compagni di gioco, mettiamola così? Sì, tra le più comuni ci sono la, la necessità o la, il desiderio di conoscere e praticare una lingua. Per cui, per esempio, abbiamo tanti utenti che sono appassionati del coreano. Eh, ah. Per cui si conoscono così, oppure appunto, certi tipi di videogiochi, certi tipi di manga o anime, quindi una serie, interessi un po' di nicchia, per cui non è così facile trovare altri, no? altre persone che le condividono. Beh, allora ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ve lo faccio e speriamo di trovare nuovi amici. allora <ride> Grazie mille, <ride> ciao! Vi Mi restitiamo la linea! Ciao Valeria, ciao ciao, tra pochissimo ci ritroviamo. Gli appassionati del coreano, chi è che in sala conosce il coreano? Okay. Ci sarà magari sicuramente Scusami. o magari potrà incontrarsi in uno dei prossimi eventi no. che saranno no. realizzati no. in Sardegna no. e tra pochissimo sveleremo no. quali. No. Il panel prossimo, nei no. prossimi minuti siamo in compagnia di Federica Bargiu, benvenuta, Event Manager Maker Fair Sardinia, Roberto Pala, CEO e founder di Querio Tinexta Group, grazie. E Filippo Satolli, CEO for Books. Parto per cavalleria da eh, Federica Vargiu, ma anche perché parliamo di eventi, parliamo quindi di Maker Faire Sardinia. Cos'è e quando sarà? Allora, la Maker Faire Sardinia è un evento mh, che sarà dall'1 al 3 luglio al Museo archeologico di Olbia. Non è effettivamente la prima edizione diciamo, di questo evento, però con il nome Maker Faire Sardinia sì. Eh, le Maker Fair sono degli eventi di origine californiana eh, che nascono nel 2006 a San Matteo appunto. E, mh, e niente, abbiamo deciso di importare o comunque creare anche eh, una Maker Fair dedicata a tutta la Sardegna, tant'è che non è Maker Fair Olbia perché diversamente non avrebbe avuto senso, ehm, con l'intento appunto di creare un evento espositivo che possa essere un trampolino di lancio per i maker, che i maker sono gli artigiani digitali del XXI secolo, o comunque nell'eccezione in cui la consideriamo noi proprio il significato di maker, quindi fare, coloro che fanno, che fanno con i computer, così come fanno con le mani. Eh, sarà un evento molto interdisciplinare dove l'ambito tecnologico dialogherà con l'arte, con la psicologia, eh, l'artigianato ovviamente eh, ma anche con, eh, con molti settori ecco. noi ci saremo, lo racconteremo quindi appuntamento Maker Faire eh, Sardini Edition possiamo dire Assolutamente. Eh, passo la parola a Roberto Pala, insomma storia di grande successo, Querio storia che ha scalato anche nel tempo con una via all'innovazione in Sardegna. Però io ti voglio chiedere di questa progettualità legata al, all'isola digitale, eh, Digital Island, cos'è e cosa realizzate? Roberto Pala. Grazie, ciao a tutti. Allora, di fatto Digital Island è un sogno. Noi siamo partiti come Querio per portare la Sardegna nel mondo e adesso vogliamo portare il mondo in Sardegna. Quindi è un evento sul digital marketing e fin qua, come tanti altri, però unico perché? Perché è fatto attraverso le case history dei grandi brand, cioè i grandi brand che presentano casi digitali poi da mettere in pratica per far crescere il tessuto, eccetera, eccetera. Quindi per farvi un esempio, per la prima volta verrà a fare uno speech in Sardegna Google direttamente da Dublino, quindi Google Emea, controllante quindi Europa, Medio Oriente e Africa, verrà l'amministratore delegato di Interflora a portare una case history su digital marketing, verrà Volvo, verrà Prenatal tutti i brand di questo calibro che faranno vedere a ragazzi, aziende e tutto eh. quanto che cosa vuol dire fare il digital marketing e che cosa vuol dire arrivare a risultati con il digital marketing. Ovviamente le persone che assisteranno all'evento, evento gratuito, evento creato in collaborazione con Innois e Fondazione di Sardegna, e dovranno essere bravi a derivare le loro case history da queste case history di successo e quindi metterle a terra per la crescita personale dell'azienda. Digitaland, grazie, grazie Roberto Palea e congratulazioni per la vostra storia di successo con Querio. Filippo Satolli, Forbooks, noi abbiamo parlato di formazione multilivello, però deve essere anche coinvolgente e innovativa. E noi arriviamo da due anni di emergenza pandemica dove questa formazione deve necessariamente ripensarsi. Che cosa realizzate con 4books? Ma Guarda, hai citato il tema della pandemia del Covid. Ovviamente tutti abbiamo visto come questa è stata un'accelerazione, una necessità di puntare sulla formazione. Come individui, no? noi stessi continuare nel processo di continuous learning, di mai smettere di imparare per essere sempre al passo e per poter anche riposizionarci quando succedono anche delle cose non prevedibili come quella della pandemia. E anche le società che non sono state in grado di fornire degli strumenti di formazione ai propri dipendenti hanno sofferto molto. Quindi la pandemia ci ha ricordato, ci ha insegnato che è importante continuare questo processo di apprendimento, che è importante non perdere tempo, focalizzarsi su queste attività per poter crescere come individui e come aziende. E questo è un po' il nostro motto, il motto di 4Books, quello di fornire uno strumento semplice, immediato, per evitare di perdere tempo e poter puntare a sviluppare delle skills, eh, delle capacità nuove che possono permetterci di crescere. Non lo facciamo adesso perché non c'è tempo, ma dovreste prendere il cellulare e scaricare subito ForBooks, è straordinario ed è diciamo, una finestra sul mondo di quello che succede. Filippo Satolli, ForBooks, grazie Roberto Pala, grazie Digital Island e grazie Federica Vargi, In bocca al lupo per Maker Faire Sardegna li aspettiamo, aspettiamo per la Maker First Ray e poi la racconteremo. Noi invece andiamo a capire meglio, come diceva Argiu, ma in realtà poi l'hanno detto un po' tutti i relatori, per capire questo mondo nuovo le chiavi legate al business non bastano più, dobbiamo interrogarci sull'impatto, sulla sostenibilità, sul welfare, sulla creazione di valore, quello che genera poi anche un impatto diretto sul business, però è un impatto sociale. Allora eh, nel prossimo segmento racconteremo questo mondo nuovo dopo il jingle. Ora allora, parlavamo di impatto sul mondo, tecnologie, innovazioni, ripresa. E dobbiamo sempre più pensare al fare impresa, ma a fare comunità. Allora abbiamo un grande piacere di avere con noi collegato il professor Mario Calderini, professore ordinario di Management for Sustainability and Impact del Politecnico di Milano. Professore, piacere di ritrovarla. Buonasera, buonasera, piacere mio. Bene, io eh, chiedo alla regia di alzare un po' il volume in, in sala perché così mi favorisce anche il ritorno e ascolto meglio il professore. La prima domanda che le faccio, noi qui stiamo parlando di PNRR e, e dell'impatto che ha, e lei ha scritto tanto anche sul PNRR, eh, in che modo possiamo evitare che possa essere poi in futuro un'occasione persa? Ma eh, io credo che eh, ci siano alcuni elementi fondamentali nel PNRR su cui dobbiamo lavorare da subito. Um, innanzitutto c'è un tema, eh, c'è una legittima aspettativa della politica che la spesa avvenga velocissima e questo è un punto generalmente condivisibile. Il problema è che il crinale tra spesa veloce e cattiva spesa è strettissimo e a me sembra che stiamo mettendo un po' di piedi in fallo. Eh, io non credo che si faccia nulla di buono, tanto per dire la cosa più recente, a fare un click day nel quale si assegnano 500 milioni di euro ai primi dieci secondi, al primo arrivato, senza nessuna valutazione, neanche valutazione di impatto, proprio senza nessuna valutazione di merito. Io abbiamo tutti gli start-up italiani che faticano dalla mattina alla sera per qualche migliaia di euro, qualche decina di migliaia di euro. E vedere queste, queste risorse date in questo modo, così un po' generalista, diciamo così, per essere generosi, è un po' inquietante. Um, L'altra questione è che uh, noi eh, ci eravamo detti una cosa, in realtà ce l'aveva detta la Commissione europea, che questa volta. Eh, i soldi non si prendevano portando gli scontrini della spesa a rendicontazione, ma si prendevano valutando un impatto sociale, un impatto ambientale, in senso molto lato, però valutando un impatto di ciò che veniva finanziato. Eh, di questo purtroppo ehm, non c'è ancora, ancora traccia e a me sembra che ci sia una... Uh, visione di politica industriale ancora un, un, pochino, un pochino approssimativa. E in generale uh, io credo che la chiave del successo sia uh, innescare dei partenariati pubblico-privati, non tanto e non solo per accedere anche a risorse private, ma perché il, la, la pubblica amministrazione in questo momento avrebbe un disperato bisogno di rinfrescare il proprio potenziale innovativo attraverso... La, la progettualità, la generatività di, delle organizzazioni private, non solo delle start-up, ma anche delle organizzazioni del terzo settore, cioè di tutti coloro che sono in grado di vestire di sforzo imprenditoriale la volontà di cambiare la condizione di vita delle persone, che è poi diciamo lo spirito costitutivo degli innovatori, delle start-up. Senta lei, professore, si è occupato eh, tante volte su questo, di questo concetto, impact investing. Ecco, Le chiedo cosa significa, come si esplicita poi nelle politiche attive anche nelle azioni delle start-up che citava lei e delle eh, imprese? In che modo si può esplicitare? Eh, guardi, eh, io credo questo: ogni, ogni impresa ben gestita e ogni investimento ben interizzato crea dei risultati positivi. Uh, però credo che noi siamo entrati in una stagione in cui abbiamo il dovere di fare qualcosa di più di questo uh, per rispondere alle grandi sfide sociali e ambientali che, che ci aspettano. Questo qualcosa di più significa per uno start upper, così come per un finanziere, così come per un manager d'impresa, essere intenzionali e addizionali. Intenzionali cosa vuol dire? che noi non possiamo più limitarci alla responsabilità sociale, noi dobbiamo progettare ex ante, interiorizzare nel nostro modello di business degli obiettivi di impatto ex ante ed intenzionali eh, e dobbiamo in qualche modo prendere in considerazione di più di quello che abbiamo fatto in questi anni Uh, le, le, diciamo, le conseguenze inattese e, e anche quelle esternalità negative che possono venire dagli sforzi innovativi. Uh, noi non possiamo più relegare uh, l'impatto sociale al dopo. Io mi faccio anche un po' un'autocritica come uh, studioso di innovazione, come docente. In, in, sono stato docente nelle due scuole che creano i nostri tecnologi, i nostri innovatori. Noi per cent'anni abbiamo insegnato ai nostri ragazzi. E nei laboratori di ricerca a fare innovazione in un mondo di risorse relativamente abbondanti e di vincoli scarsi. Io credo che noi stiamo entrando in un nuovo paradigma di innovazione, proprio in cui dobbiamo cominciare a pensare all'innovazione come a una cosa che si fa con risorse più scarse, senza poter scaricare costi negativi sull'ambiente e sulla società e con vincoli molto stretti. Ecco, io credo che essere imprenditori a impatto e naturalmente finanziatori finanziari a impatto voglia dire questo, il finanziario a impatto non è altro che una persona che prova a specializzare i suoi strumenti finanziari per venire incontro a un imprenditore che ha voglia di fare quello che stavo dicendo, cioè di ricercare insieme e intenzionalmente un impatto sociale e ambientale e naturalmente la profittabilità della sua iniziativa economica. Grazie, grazie davvero professore per... Grazie, professore per questo contributo, la disturberemo per intervistarla, anche per approfondire questo elemento, questa via all'innovazione che però si basa anche sul controllo anche delle risorse con un impatto più contenuto. Grazie di essere stato con noi. Grazie. grazie. E allora aggiungiamo ancora un elemento nel viaggio all'innovazione, Cinque start-up, vi avevo detto finaliste, Sardinia Edition, qual è la start-up sarda dell'anno? Con gli amici di Radio 105 siamo andati a intervistare la terza startup delle 5 ascoltiamo Sios Sardinia Edition con Enni e Sansone, che sono quei due là che sabato e la domenica mattina conducono su Radio 105, tutto bene a 105, che ospita questa rubrica dove conosciamo le start-up eh, e quindi è una cosa che ci piace e che in qualche modo siamo anche bravi a fare. Ricordiamo che le start-up che mh, oggi eh, si contendono, eh, insomma, questa finale di Sios Sardinia avranno poi di diritto la vincitrice avrà di diritto accesso anche al insomma a partecipare per il premio 105 special award esattamente tra le tra le tra, tra le, le c'è anche radoff e abbiamo con noi domenico cassitta che è founder e CEO benvenuto domenico grazie grazie a voi Grazie. Allora. Siamo in un mondo che ci interessa parecchio, perché nelle nostre puntate, di tutto bene a 105, ne abbiamo parlato spesso, eh, dell'aria che respiriamo sia fuori da casa che dentro casa. Questo è il mondo eh, di cui fa parte Radoff, di cui ci parlerà proprio lo stesso Domenico. Buongiorno a tutti e grazie. Allora, Radoff si occupa ha creato un dispositivo noi ci occupiamo di qualità dell'aria indoor per chi non sanno che l'aria indoor è 10 volte più inquinata dell'aria outdoor. Eh, benissimo cioè, in pochi lo sanno in realtà, cioè in pochi sanno pochi quanto sia inquinata l'aria dentro casa. Non si può stare più tranquilli neanche a casa propria. No, si sta bene solo in ascensore. Noi abbiamo creato un dispositivo che è, che è protetto da tre brevetti internazionali che è, è, monitora con dei sensori proprietari la qualità dell'aria indoor, degli agenti contaminanti più pericolosi e le bonifica dal gas radon e dalle polveri sottili. Per darvi due numeri, il gas radon e le polveri sottili sono in, solo in Italia, sono la causa di circa 80.000 morti. E abbiamo quindi abbiamo creato questo dispositivo che con le logiche IoT, cioè Internet delle cose, parla, monitora costantemente la qualità dell'aria e quando eh, individua che i, i contaminanti, quindi gas radon, CO2, polveri sottili che sono divise in, in tre filoni, le 1, le 2.5 e le 10, salgono sopra una certa soglia, una soglia di guardia si attiva e lo bonifica in maniera molto smart e, e intelligente e questo dispositivo ci ha permesso quindi mh, di, di partecipare a, è partecipato da, da dal CERN di Ginevra che ha collaborato con noi per lo sviluppo, per la, i brevetti e per, soprattutto per i sensori, varie università italiane eh, in questo momento lo stiamo distribuendo attraverso, non faccio nomi, una compagnia telefonica italiana eh, molto importante. Eh, niente, siamo un, un gruppo eterogeneo, siamo nati nel 2018, adesso siamo, eh, siamo in tanti, soprattutto tanti ingegneri, però con la voglia di lasciare un segno creando un dispositivo che, che permetta alle persone eh, di vivere eh, la loro vita nella maniera più salubre possibile, soprattutto nella casa, che è quell'ente eh, quell che ci rende più sicuri, in cui noi siamo più sicuri. Ma ti posso fare una domanda, Domenico, perché in realtà io dico fuga stradon, ne sto sentendo parlare sempre di più, ma è vero che a volte... Soprattutto per quei locali che sono seminterrati è ancora più rischioso perché se il pavimento non è isolato bene, questo gas radon sale dalla terra e se il pavimento non è stato isolato bene, ti entra in casa e tu lo respiri. Bravissima, bravissima, bravissima. Infatti, il nostro dispositivo è proprio nato Radon, è, è anche il nome della nostra startup, è Radon, Radon. Si sì, è Radon, è proprio un gioco di parole perché proprio. È, è proprio la chiave del nostro dispositivo. è il gas. Ad esempio, immaginatevi incrociando le dita nella la sede di radio 105: in questo momento ci sia del radon. Per bonificarlo, cosa dovete fare? Togliere il pavimento, impermeabilizzare con delle guaine, eccetera, certo. eccetera, e chiudere. Quindi, un intervento molto costoso e anche molto impattante. Noi il nostro dispositivo è smart, lo installi e bonifica immediatamente. Quindi, senza tutti gli interventi, l'innovazione sta, sta proprio qua. E soprattutto lo monitora anche in, in, in continuazione, monitora e bonifica senza tutti questi interventi eh, strutturali importanti. E quindi ci permette di aprirci a un mercato che è enorme. Solo in Italia ci sono 14 milioni di edifici a rischio di gas. Rado, non hai parlato di gas e l'anno è finito il tempo. Tra l'altro, il gas e ancora ne ho parlato un po' di tempo fa con un agente immobiliare che dice tante volte bisogna stare molto attenti perché non è come una muffa che tu la vedi, è una mm. cosa impercettibile. Sì, sì. Quindi è una cosa a cui bisogna stare attenti perché invece in realtà è molto pericolosa, cioè non è che senti che sale dal pavimento. No, non te ne accorgi, è impercettibile. È impercettibile, è in colore, è in odore, ecco perché anche eh. i nostri settori eh, hanno questi, qui, fiutano il gas e e sono certificati, questo è l'importante. Cioè, come l'invidia, non la, la senti. Ma pensateci a questo dispositivo, perché anche eh. per l'invidia, secondo me, fate un botto dei soldi. Eh, Radon eh, via, e anche l'invidia. Domenico, direi che sei stato esaustivo. Noi curiosità te ne abbiamo poste, quindi ti ringraziamo e ti facciamo in bocca al lupo per questa edizione in bocca al di lupo. SIOS. Sì, sì. Grazie, grazie, buona giornata. Eccoci, grazie ancora, grazie, Radio 105. Scopriremo tra poco, anche la, la quinta startup finalista. Però per il prossimo racconto, cara Chiara, il futuro come la musica non è mai prevedibile. Un jingle e torniamo con il prossimo ospite. E allora, imprenditore, gamer, rapper, produttore discografico. E un imprenditore poliedrico, Manuelito El Raton, qui con noi sul palco del SIOS 22 Sardini Edition. Benvenuto. Benvenuto. Buonasera. Ti facciamo accomodare al centro. E, Stavo e... per cadere, hai visto? <ride> ho visto, ho visto. Stavamo parlando di un po' di sfighe quotidiane. Di ma noi oggi proveremo a declinare le opportunità, non esatto, le sfighe. Esatto. Allora, intanto, eh, la prima cosa che ti chiedo. Eh, tra l'altro invito anche a chi è collegato a fare le domande e a partecipare alla nostra conversazione il tuo nome in realtà nasce da un film Equadoregno e hai dichiarato che il topo per quanto più odiato da tutti fa parte della quotidianità Disney ha costruito un colosso su un topo io ti chiedo e tu? beh ti, ti vedo preparato sai che questa cosa non lo sanno in tanti anzi la classica domanda è perché il raton? No? perché il nome è il raton? invece Guarda, sono contento pure che hai citato Walt Disney perché io sono veramente un fan del mondo Disney e ne sto lavorando ultimamente tantissimo nell'ambito dell'animazione perché la tecnologia oggi ti mette a disposizione degli strumenti che probabilmente quando io ho iniziato a fare il liceo artistico perché il mio primo liceo artistico era qua a Cagliari, a Castello okay. e oggi sono andato insieme a un mio collega un fondatore di macete, un illustratore sono andato invece al liceo artistico di Pirri a trovare gli alunni di, di questo liceo e mi fa piacere perché in realtà ho sempre voluto animare ma l'animazione tradizionale classica quella di 25 disegni per un fotogramma per un secondo <ride> eh, non è mai stata la mia, la mia passione io non sono una persona molto paziente quando deve disegnare o fare dei lavori manuali sono una persona che vuole una cosa abbastanza immediatamente e quindi ho sempre ambito a diventare un po' come Walt Disney e ho sempre pensato che Manuelito il Raton era una sorta di reincarnazione di Walt okay. Disney perché lui è stato un sognatore, c'è cioè un bellissimo. Sono andato in crisi quando dovevano darmi il titolo di Manuel come, come ti presentiamo? Imprenditore va bene? E io non so mai come definirmi perché faccio tantissime cose. Ultimamente da un anno a questa parte sono diventato paracadutista. No? Però ti senti anche imprenditore? o più paracadutista, o fare l'imprenditore e anche un po' essere paracadutista? Io stavo per rispondere in una maniera un po' più para. No, allora, sì, mi sento imprenditore, però non, non lo voglio essere a pieno l'imprenditore, okay. perché mi reputo più una persona che riesce a trasformare i, le proprie passioni in lavoro. Poi quando diventa lavoro a tempo pieno smette di essere passione per me, quindi devo trovare sempre un equilibrio, equilibrio. tra tutte e due le cose, no? tra il mio lato imprenditoriale e le, e le mie passioni lavorative, ecco. Ma restando sempre nella metafora no, del topo, abbiamo parlato di Walt Disney, topo piccolo, agite, sguizza un po' nella vita e eh, nella tua vita anche da startupper? Eh, sì, 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 assolutamente. Io penso che come un topolino mi infilo dovunque, mi, sono una persona molto curiosa e mi piace appunto infilarmi, imparare e ho sempre fatto anche la metafora del topo che comunque... Sai, l'elefante tu lo vedi come un colosso, come un animale veramente grande, e fa ridere il fatto che tema un topolino, no? Non è una leggenda. Un elefante, quando vede un topolino, teme. Quindi, eh, ho sempre pensato che stare, lavorare con un profilo basso puoi comunque far tremare anche i colossi della musica, e così abbiamo fatto. Con Bacete abbiamo fatto proprio quello, quando nessuno scommetteva su di noi, poi. E nessuno voleva trasmetterci nelle radio, alla fine siamo entrati prepotentemente nella scena musicale e abbiamo preso quello che era nostro. Ma secondo te, noi oggi stiamo raccontando tante storie di innovazione made in Sardegna, e l'idea è che arrivare primi è un vantaggio competitivo, quell'essere arrivati prima su alcune cose ha fatto la differenza? Assolutamente sì, ma non è sempre un vantaggio competitivo, perché come dissero al buon Batman, o muori da eroe o vivi talmente a lungo da diventare nemico. E quando tu raggiungi dei primati più volte o competizioni, campionati, vinci, 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 poi sei il nemico da tirare giù. Nessuno ti vorrà più dare una mano, nessuno apprezzerà più quello che stai facendo, anzi, non ti daranno una mano proprio per non farti più crescere. Comunque c'è sempre un rovescio della medaglia eh? nel voler essere competitivi e arrivare sempre primi, comunque dopo un po' devi, devi alzare anche la guardia. Hai detto appunto che sei curioso, fai tantissime, tantissime attività, hai esordito 12 anni fa con la tua etichetta indipendente, poi nel 2018 hai creato Macete Gaming. Come si fa a essere così poliedrico e quanto attività ci metti anche nelle tue aziende? Eh, guarda, penso che alla base di tutto quello che hai detto è la curiosità, il, la dritta che, che do a una persona che vuole essere così poliedrica e di sperimentare. Io ho la fortuna che comunque tutte le mie società sono strutturate con persone che comunque um, mi hanno sempre permesso di, di fare lo scienziato pazzo, diciamola <ride> così. Ogni tanto c'è l'amministrazione che mi bacchetta, molto spesso, e infatti ogni volta che parto per un viaggio, anche quando sono venuto qua in Sardegna, Ti hanno paura durare. che torni ad danno fatto, no? mi dicono cosa hai combinato giù, perché io torno con un progetto folle e gli dico dobbiamo investire su questo. A volte va, a volte non va, quello è il rischio di impresa, è un 50-50. Io però sono fatto così, cioè se non ci provo, poi rimango con. Non voglio rimanere con il dubbio o con il pentimento di non averci provato. Preferisco fallire e poi riprovarci. Eh, questa è una lezione Beh. che abbiamo anche ascoltato da tanti innovatori. Ti chiedo una cosa sulle, eh, su cosa conta di più per fare impresa, perché poi anche nella tua idea di sperimentazione c'è tentare nuove strade, ma contano di più le persone? Le innovazioni, le tecnologie, cosa fa la differenza? Beh, allora nel mio ambito la tecnologia ha una rilevanza molto importante perché appunto sia nella musica che nell'animazione, come ti ho detto, probabilmente animare o sviluppare un videogioco che è quello che sto facendo al giorno d'oggi, così per passione a tempo perso l'avessi voluto fare dieci anni fa o dodici anni fa quando abbiamo inventato macete non, non era proprio plausibile per dirmi che io dalla mia cameretta potevo realizzare un videogioco indipendente. Oggi lo puoi fare con la tecnologia o, oh, oppure se vogliamo vederla in ambito musicale, dieci anni fa non ci era permesso di fare tantissime cose che oggi possiamo fare tecnologicamente parlando. Però la verità è che... Io penso che una struttura la, la, la renda tale le persone che ne fanno parte e come ho detto prima, non io senza la mia squadra, senza le persone che mi supportano, la vivo molto come un regista. No? Un regista senza il direttore della fotografia non riuscirebbe ad avere quel, quel risultato finale, quell'immaginario e quindi è sempre mettersi d'accordo con un team, condividere una visione e portarla avanti. Io sono quello che sgancia la bomba e poi scappa, <ride> <ride> li, lancio, li lascio il lavoro e poi li, no, molto spesso davvero mi danno una mano enorme, senza le persone non ce l'avrei fatta. Ma restiamo nel mondo dei videogiochi che sta, si sta evolvendo in maniera incredibile, mm. sta cambiando, ma anche mm. includendo tantissima interazione tra tra i giocatori stessi e anche chi guarda invece i chi, eh, chi gioca. Da questo punto di vista come la vedi e come si sta evolvendo? Beh, è un momento in cui abbiamo il dovere di scrivere le regole del mondo dei videogiochi. Il fatto che ci sia un'interazione con tutto il mondo ludico attraverso le piattaforme di streaming è un, è un nuovo canale di comunicazione perché eh, prima guardavi la televisione. E lo spettatore rimaneva spettatore, punto e basta. Poteva creare un dibattito nel divano di casa con i parenti, discutere no, su quello che stava guardando in quel momento lì, ma non c'era l'interazione con chi in quel momento stava creando l'intrattenimento. Adesso è cambiato. È cambiato e ha i suoi pro e i suoi contro questa cosa, nel senso che. Alla fine, chi è intrattenitore deve vivere sempre sul chi va là del politically correct, no? molto spesso, non c'è più l'intrattenimento-provocazione e basta al 100%, perché da quel momento uno ti può rispondere. però dal, il contro è che molto spesso appunto ehm, lo spettatore non è educato. È educato da, da chi intrattiene stesso, infatti, il mm. compito di chi intrattiene al giorno d'oggi è di fare educazione. Educazione io adoro in questo momento stremo tantissimo su Twitch. perché Twitch ti permette di avere un pubblico moderato, non è un, un pubblico generico che ti aspetti, ti puoi aspettare la qualunque, è un pubblico che se tu impari ad educare, poi comunque ti dà dei risultati e anche delle soddisfazioni. Perché sei contento che la tua filosofia viene trasmessa e viene anche rispettata da un certo mm -hmm. punto di vista. Poi è bello perché con, quando c'è l'interazione puoi creare un dibattito costruttivo, non solo distruttivo. Oggi io principalmente nei social ricevo solamente insulti. <ride> e questa è la verità, ma ricevo un insulto perché non ho la possibilità di far capire la mia. No? Di dire la mia o di farla valere o di avere un dibattito costruttivo con la persona che c'è dall'altra parte, e quindi rimane un insulto lì fugace. Il dialogo invece. Invece il dialogo è quello che ti permette di costruire un nuovo intrattenimento. Per quello ti dico, è il nostro dovere scrivere le regole del gaming. d'oggi tra l'altro, abbiamo fatto vedere poco fa anche uno dei tante, delle tue tante dirette su Twitch, la TV del ventunesimo secolo. Però ti chiedo, eh, chi ti aspetti dagli streamer? Cioè quali caratteristiche dovrebbero avere? questi influencer che non sono più influencer, tu hai anche l'agenzia eh, e quindi hai un parco talenti, ma cosa ti aspetti da loro, la responsabilità che hanno? Da, guarda, no, in realtà non mi aspetto nulla e eh, non pretendo neanche okay. nulla da, dagli streamer, io me la vivo con il mio team in questa maniera, C ho una filosofia o un'etica, stiamo creando un comitato etico del gaming, okay. perché per noi appunto abbiamo il dovere di doverlo scrivere, ma... Questo è il mio compito, questa è la mia mission, è la mission della mia agenzia, del mio team di Macete Gaming, però io non sono nessuno per dire il contenuto che deve essere fruito in rete o appunto divulgato, anche perché la, let, la rete io l'ho sempre amata per quello, perché è un, è un habitat libero, poi sta a ognuno di noi a sapersi comportare. Ecco, ma su questo credi che le nuove generazioni, quindi la cosiddetta Generazione Z, è più attenta e più rispettosa mm. di quello che accade intorno a loro? Allora, ehm, sempre con questo comitato etico del gaming ci siamo resi conto che alla fine eh, per i genitori c'è un tabù sul mondo dei videogiochi, dicono mm. il mondo dei videogiochi isolano i ragazzi. Fino, fino a un certo punto è vero questa cosa qua perché si soffre l'isolamento da videogiochi, ma se c'è un isolamento da videogiochi è perché comunque i giovani al giorno d'oggi trovano più attraente la vita digitale piuttosto che la vita reale. E quindi qua Bisogna capire chi è il colpevole di tutto ciò. Perché, se un ragazzo preferisce rimanere a casa a giocare ai videogiochi e trova i suoi simili, persone che lo comprendono, persone che magari non si sono neanche mai messe in contatto o viste fisicamente, ma si parlano solo attraverso un, un canale di comunicazione di chat vocale, non sono isolati, sono connessi, che è diverso. Okay? E il compito nostro è rendere la vita d'oggi attraente. Come quella dei, dei videogiochi. È difficilissimo perché, nel, nel mondo dei videogiochi, puoi creare qualsiasi cosa. Se vuoi far comparire un drago blu con, con le orecchie viola, che non vola e, e sputta palline di sapone, tu qua lo puoi fare. Nella vita reale, no. E ahimè, i ragazzi al giorno d'oggi trovano queste attrazioni molto più attraenti e interessanti di quello che è la vita reale. Quindi. Ehm, c'è stato un, uno studio da poco che mi ha fatto riflettere tantissimo e, e anche questo nel Comitato Etico del Gaming abbiamo parlato. Il 30% dei, dei ragazzi al giorno d'oggi sono meno empatici e questo è dovuto dal fatto che leggono meno. Eh, ti, fa riflettere tantissimo, ti fa riflettere tantissimo, perché comunque l'empatia deve essere alla base di tutto. No? E, e quando non ci sono. Non mi ricordo adesso: i neuroni c'erano un tipo di neuroni in questo studio che venivano sollecitati dal, dal viso, dalle emozioni, no? dall'empatia che appunto creava la persona. Con, con il digitale, tutta questa cosa va a svanire, è il compito dei, dei videogiochi. Io. Punto tantissimo e credo nei videogiochi in una forma educativa, nell'edu training. Io sto sviluppando un videogioco educativo, non sto sviluppando uno sparatutto. Lo sparatutto mi serve per sfogarmi, è no? quella partita di calcetto che invece di farla al calcetto, perché sono scarso come pochi, la faccio nel mondo dei videogiochi che non è che sia altrettanto bravo, però mi dà più soddisfazione, almeno non vedo l'avversario dal vivo no? ed evito di fare brutta figura. Quindi eh, sono più reattivi, la generazione Z è molto più ricettiva e reattiva, Comunica di meno comunicano di meno i loro sentimenti. Mm. Comunicano tanto ma si conoscono forse meno? No, si conoscono bene e comunicano, comunicano poco. Si conoscono molto bene fra di loro, è impressionante questa cosa, ma comunicano di meno. Comunicano di meno perché? Perché si è creato questo muro, questo tabù nel mondo dei videogiochi. io Sempre ho sempre fatto tantissimi seminari nelle scuole, i genitori dicono: Ma io come com riesco a parlare dei, dei debiti a scuola con mio, con mio figlio? Fatti una partita a FIFA. Ma io non so giocare a FIFA, è proprio quello il punto. Quando tu ti metterai allo stesso livello del linguaggio di quello che piace a tuo figlio, avrai un'opportunità in più perché lui si apra. Tu risulterai gofo, risulterai buffo come genitore perché non, non riuscirai mai a giocare a Fortnite e non ci riesco neanche io, quindi mi immagino un genitore che prova per la prima volta una console o un PC, però è, è quello che ti fa abbattere una barriera, e cioè credito. molto spesso creare il tabù no, e dire no tu giochi solo un'ora al giorno oppure non giochi proprio, lo stai allontanando da un mondo che in realtà tantissimi giovani oggi sono connessi ed è un... Un po' un male, secondo me. Senti, ultima domanda, l'ultimo videogioco che hai sperimentato? Così, magari è anche un invito agli altri. A Beh, paparazzi. allora, l'ultimo ho un momento nostalgico eh. nella, nella mia vita in questo momento: e ho ricomprato tutta la saga di Dragon Ball okay. e <ride> sto giocando a Dragon Ball. Questo è l'ultimo videogioco che ho sperimentato, se devo consigliare, no non consiglio un videogioco perché io ne sono altamente <ride> dipendente quindi è meglio che non dia questi consigli. E viva Dragon Ball, e viva, e viva, Dragon Dragon Ball, Ball. E viva El Raton, grazie di essere qui. Grazie là, a voi, grazie voi. mille, grazie, grazie dell'opportunità, buona serata. Chi non conosce Dragon Ball, per alzata di mano quante giochi abbiamo fatto con Dragon Ball, resta ancora con me anche se sei lì perché andiamo adesso a raccontare le start up dal cuore verde. A tra poco, jingle e ritorniamo. E allora il nostro pomeriggio non finisce, ma anzi si aggiunge quell'elemento legato alla sostenibilità al cuore verde. Vorrei chiamare qui sul palco due storie straordinarie: Damiano Angelici, CEO e co-founder di Elaisian. Benvenuto Damiano, ti faccio accomodare. E Niccolò Cipriani, founder di Rifo. Ciao Giampaolo. Eccoci, ci stiamo impallando, ma ti faccio accomodare, prego. E anche Niccolò Cipriani per Rifo ben rivisti. E abbiamo in collegamento Tiziana Monterisi, architetta, SEO e co-founder di Rise House. Benvenuti a tutti e tre, tre bellissime storie. Eh, tanto io partirei da Angelici, perché parliamo di Elaisian, che un po' io l'avevo anche descritto come il dottore degli ulivi, ammalati per colpa di tante ragioni, anche dei fattori ambientali esterni, e voi siete intervenuti. Per voi oggi come impresa cosa conta di più? Abbiamo parlato capitali, capitale umano, gli investimenti, le idee, le intuizioni, la capacità di scalare i mercati. Damiano. Eh, innanzitutto grazie per l'invito, è sempre un piacere tornare al, al SIOS e quello che noi valorizziamo di più ad oggi in azienda e quello che riteniamo più importante è il capitale umano perché i capitali si trovano, le idee eh, sono belle ma senza execution eh, non, non valgono nulla, nel senso si parla sempre di questa execution ma l'execution che è. E noi eh, l'abbiamo trovata mettendo insieme persone più disparate, eh, talentuose, che credono in qualcosa. Quello che eh, diciamo, abbiamo fatto recentemente eh, è stato anche creare tutti quelli che sono i valori, la mission e l'abbiamo fatto con, con i nostri char uh -huh. e quello che è successo è che tutti la pensavano allo stesso modo, senza che mettevamo d'accordo nessuno. Quindi eh, diciamo, quando imposti un metodo di lavoro e quando crei una, una struttura, con persone affiatate che ci credono, quello è il valore più grande che secondo me eh, si può avere intrinseco in, in un'azienda, infatti molto spesso quando si parla anche di exit si parla di valore del team che si porta dietro, e perché Perché quella è la cosa più importante, diciamo, tutte le start up, tutte le scale up, se togli il team togli tutto Ti quello differenza. che è il valore. A proposito di team, c'è un team però diversificato nel caso di RIFO, perché c'è un team, un core team, e poi avete tante realtà che sono su Prato eh, come diciamo parte del progetto. Ci racconti eh, RIFO eh, e, e, e quanto passa, come diceva anche Damiano, nel suo caso, dal gioco di squadra? Sì, innanzitutto buonasera, ringrazio per l'opportunità. Nel nostro caso è molto importante lavorare con gli artigiani quindi far vedere che dietro di FO non c'è solo un team giovane e dinamico che crede in quello che fa che crede nei valori che ci contraddistinguono che sono qualità, sostenibilità e responsabilità ma allo stesso tempo che crede nell'artigianato, nel made in Italy nelle produzioni locali e nelle produzioni a filiera corta per noi è molto importante far vedere quali sono le storie dietro al nostro prodotto quali sono le tradizioni quali sono le competenze che ci sono dietro la produzione di una maglia, di un giubbotto o anche di una t-shirt. Tessuti rigenerati con rifò, un ripensamento anche del modo di vestire, e però cosa succede quando ripensiamo anche il modo di abitare? Allora, su questo vorrei coinvolgere Tiziana Monterisi, architetta e anima eh, con eh, suo marito e con una squadra di architetti straordinari di eh, Rise House, queste case fatte con gli scarti di riso. Che cosa racconta Rise House, Tiziana, e, e come siete riusciti a implementare il vostro progetto, che poi si basa su una cosa che deve essere sì sostenibile, ma soprattutto sicura, perché poi ci devi abitare lì dentro. Ciao Gianpaolo, ciao a tutti. Spero mi sentiate perché mi sono bene. a Bolzano, a era <ride> dall'altra parte. Eh, sì, Rise House ovviamente siccome fa la casa, la casa... Deve essere sicura, deve essere fatta bene, le costruzioni è un mondo difficile. Eh, ma sicuramente aver avuto quella intuizione, quell'idea di vedere in quel campo bruciato una materia nuova, una risorsa eh, straordinaria, eh, è stato il motore di tutto questo progetto. Che oggi ancora non si può eh, chiamare impresa, siamo ancora una start-up. Eh, ma che davvero sta facendo un po' la differenza o perlomeno sta dando un'alternativa sostenibile nel mondo delle costruzioni ti riparto da te per un rapido secondo giro poi ascolteremo le loro testimonianze anche nei video, nelle stories di Startup Italia di questo appuntamento del Summit eh, What's next? Quali sono i prossimi passi vostri come Rise House? Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini molto belle della, delle vostre costruzioni eh, che si ricavano dagli scarti del riso una nuova concezione anche di sostenibilità abitativa vostri prossimi passi eh, oggi siamo proprio qui in Fiera Clima House, che è la fiera più importante dell'edilizia italiana e sostenibile. Presentiamo tre nuovi prodotti, quindi, siamo sempre veramente alla ricerca di eh, costruire interamente questa casa di riso, una casa che non ha bisogno del gas, che non ha bisogno di riscaldamento. Oggi abbiamo presentato un nuovo mattone di lolla di riso e due nuovi tipi di isolanti. E, e quindi davvero siamo arrivati a eh, costruire interamente l'edificio, addirittura siamo arrivati a un tessuto di lolla di riso per arredamento eh, che ci permette di costruire questa vera terza pelle che è l'edificio completamente sano, sano proprio per noi e per, per l'ambiente. Quindi ci auguriamo proprio che eh, gli attori che lavorano nel mondo delle costruzioni, quindi i progettisti, i costruttori, ma anche e soprattutto i clienti possano davvero cambiare il mercato scegliendo Rice House, scegliendo qualcosa di veramente eh, innovativo. Grazie, grazie Tiziana. Eh, torno, torno a Damiano e poi chiudiamo con Rifo. Eh, sicuramente noi, come sai Gian Paolo, siamo partiti con l'olio, quindi ci siamo specializzati prima nel, nel, nel settore olivicolo, eh, dopodiché ci siamo focalizzati in quello vitivinicolo e quest'anno abbiamo lanciato anche la prevenzione per i mandorleti. Sicuramente nel prossimo futuro ci sarà tutta la parte diciamo, di estensione e altre tipologie di coltivazioni, ma soprattutto andare verso un'ottica di sostenibilità, sostenibilità non solo ambientale ma anche economica sempre di più per l'agricoltore andando ad offrire servizi complementari che possano valorizzare non solo con la vendita del suo prodotto, il, diciamo, la sua redditività ma andare a creare anche dei pacchetti complementari. Servizi quindi aggiuntivi e complementari, grazie Damiano Angelici e Rifoni, con Cipriani Sì, noi stiamo lavorando su tre aspetti in realtà, il primo aspetto è aumentare i servizi di raccolta Ovvero fa, far partecipare di più le persone ai nostri processi circolari, incentivandole a darci i loro vecchi maglioni, le loro vecchie t-shirt, per poi dopo utilizzarle nelle nostre produzioni, quindi per poi dopo trasformarle in un filato, così da creare una catena del valore tracciabile sulla materia prima e seconda. Poi stiamo lavorando sul nostro territorio perché stiamo creando dei progetti di impatto sociale, dove finanziamo con le nostre vendite dei progetti, dei corsi di formazione per cenciaioli, che sarebbe. L'artigiano che fa la selezione dei cenci e degli stracci, quindi dei vecchi indumenti, perché è un mestiere che sta scomparendo e quindi, per garantire il ricambio generazionale, stiamo facendo queste scuole di formazione per formare soprattutto richiedenti asilo a questo lavoro. E poi infine che è una cosa molto attuale, stiamo facendo tanta sensibilizzazione su ehm, informare le persone su cosa è riciclabile e cosa no, perché purtroppo tanto di quello che noi abbiamo nell'armadio non è disegnato per essere riciclato, ma è disegnato per finire in un cestino. Questi sono i tre ambiti. Complimenti, avete tanto lavoro da fare, congratulazioni. Io allora con queste tre storie straordinarie, Tiziana Monterisi, Damiano Angelici, Nicolò Cipriani, lancio ufficialmente l'apertura delle votazioni della giuria per la startup sarda dell'anno. I giurati da adesso, da questo momento possono votare, hanno avuto già a disposizione le schede in preanalisi e tra qualche secondo andranno invece, andremo noi a vedere le altre due storie finali con gli amici di Radio 105. Grazie di essere stati con noi, grazie, grazie. grazie mille, grazie anche Tiziana da Bolzano, collegamento diretto con Cagliari e andiamo con gli amici di Radio 105 con la quarta startup. capita spesso di eh, fare dello shopping online molto spesso anche di fare solo window shopping online perché dici lo compro non lo so la mia amica non l'ha ancora usato questo sito e se poi mi rubano i soldi e se poi ti fregano come è successo non so se pure Enni però a Sansone è successo hai visto? A me mai? sei ah, sì, stata fortunata però a me è successo qualche volta e quindi ho sempre pensato che eh... Può essere utile, potrebbe essere utile qualcosa che ti tuteli in qualche modo quando fai shopping online. E mi sa che siamo proprio in questo settore qui con Andrea Carboni di Shopping Advisor. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno Alessandra e Denny. Ciao, Andrea. Allora, il Shopping Advisor è una web platform pubblica ed indipendente guida di riferimento per lo shopping online sicuro. Quindi, per non farsi fregare, come è successo ad Ale. Esattamente, sì. È uno degli utilizzi di Shopping Advisor più diffusi in assoluto. Non so, non l'unico, ma il principale. Come funziona? Spiegaci un po'. Facciamo allora, un esempio pratico. Devo comprare un mouse. Ecco. Devo comprare un mouse. Ok. Online. Vai su Shopping Advisor, digiti mouse, e dopodiché atterri in una pagina dove vedi tutti gli e-commerce di piccole e medie dimensioni, perché siamo specializzati solo su realtà di piccole e medie dimensioni, Presso cui acquistare un mouse, e quindi ti deviamo verso quell'e-commerce e ti diamo, come dire, un'idea sul livello di affidabilità, non solo grazie alle recensioni, ma anche grazie a un'analisi tecnologica della, del sito e a breve anche su un'analisi della salute dell'azienda proprietaria eh, dell'e-commerce. Quindi in sintesi, appunto, l'avete già detto voi, shopping advisor è una guida di riferimento per uno shopping online sicuro, ma peraltro anche sostenibile e di qualità, dedicata ai piccoli e commerce Quindi praticamente è un portale unico. Eh, che aiuta le persone a trovare su web qualsiasi prodotto o servizio per poi appunto acquistarlo in sicurezza e recensirlo, ma è anche un ecosistema di servizi che aiutano l'e-commerce a migliorare il posizionamento su web, quindi ad acquisire maggiore visibilità e maggiore credibilità agli occhi degli utenti. Peraltro, ecco, una cosa che racconto spesso è che questa idea nasce proprio una provocazione fatta a un amico d'infanzia, Andrea Ghiani, che non riusciva a trovare attrezzature per la sua barca a vela proprio a Cagliari e quindi impiegava troppo tempo e faticava parecchio per trovare e-commerce sicuri. Per cui lo provocai e lui il giorno dopo arrivò da me e mi disse: Perché non facciamo un trip advisor dell'e-commerce? Da lì siamo partiti, abbiamo capito esattamente una delle problematiche che avete accennato all'inizio, cioè le persone hanno difficoltà a trovare soprattutto prodotti di nicchia specializzati oggi su internet, impiegano ancora troppo tempo, non si fidano di commerce poco conosciuti e non si fidano neanche delle recensioni perché esistono quelle false. Esatto. Eh, è questo è uno dei problemi principali esatto. Quindi gli e-commerce hanno problemi eh, giocoforza e eh, quindi hanno necessità di potenziare quegli strumenti che li aiutano ad acquisire più visibilità e più credibilità agli occhi degli utenti. E a questo dobbiamo aggiungere: pensate che ci sono oltre 300.000 negozi fisici oggi in Italia che ancora non sanno usare gli strumenti per digitalizzarsi quindi eh, continuano a. Sono veramente tanti, sono 300.000, sono veramente tanti. Quindi, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo censito tutti gli e-commerce italiani all'interno di un unico portale con le vetrine informative, le recensioni e i rating di sicurezza di cui vi parlavo prima. E quindi, per consentire alle persone di trovarli e di poterli eh, recensire, poi abbiamo importato all'interno del portale anche tutti i prodotti venduti da questi e-commerce. Oggi abbiamo oltre 10 milioni di prodotti venduti da 19.000. E-commerce, ovviamente, l'obiettivo era continuare a investire per rendere l'acquisto ancora più sicuro e la ricerca, ancora più semplice, veloce, intuitiva e innovativa. Investiamo nelle tecnologie emergenti, eccoci qua. Il corgi mi ha coperto per un attimo, durano sei ore, cioè è tramontato pure... il sole, talmente tanto è che è tramontato il sole, mi è venuta voglia di una cosa <ride> pure la frase. Sì, dicevo, stiamo investendo anche sulle tecnologie emergenti come la blockchain, l'intelligenza artificiale per rendere l'acquisto ancora più sicuro e per digitalizzare anche i negozi fisici e quindi portarci dentro anche le, le tipicità italiane, le eccellenze certo. italiane, che sono veramente tante. Ecco, allora diciamo, eh, non è una vera e propria domanda, è più un commento al quale nel caso tu puoi aggiungere sì. qualcosa. Eh, il vostro servizio, quello di Shopping Advisor è un servizio preventivo non è un servizio post fregatura no è per non farmi okay, assolutamente, quindi, ma, previene ma, da truffe ma, e di servizi mi, mi posso essere instradato in maniera consapevole in maniera più dettagliata rispetto a prima verso quello che può essere lo shopping sicuro assolutamente sì, corretto prima Perfetto. leggi la recensione, ti fai un'idea e poi decidi se proseguire o meno con l'acquisto. Molto bene grazie mille per essere stato con noi in bocca al lupo. Andrea Carbone di Shopping Advisor, grazie, a grazie. grazie a bocca al lupo. Anche grazie a voi ragazzi, buona giornata ciao 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 amici di Radio 105 manca ancora una storia di successo da raccontare delle cinque start-up finaliste, ma il pomeriggio prosegue perché fino alle 8.30 andremo avanti con queste storie di innovazioni, queste visioni anche che dalla Sardegna poi ci portano in Italia e nel resto del mondo. A proposito di quello che sta succedendo, quali sono le nuove sfide su cui investire? Ce lo chiediamo tra pochissimi secondi. scalabilità, internazionalizzazione, capitale umano, economico, prodotti, servizi. Un po' stiamo raccontando queste storie dalle 16:30 in questo lungo pomeriggio di Sios 22 Sardinia Edition per approfondire questi elementi, vorrei chiamare sul palco chi conosce bene la storia, l'identità delle aziende e ci sapranno dare dei preziosi consigli. Con noi qui sul palco da Cagliari Paolo Barberis, founder Dada e founder Nana Bianca, benvenuto Paolo e Aurelio Mezzotero, co-founder e managing partner di tech shop e chiamo Chiara Trombetta per aiutarmi in questa conversazione che facciamo insieme e dovremmo avere anche collegato Gianluca Dettori, presidente di Italian Tech Alliance, partner di Primo Digital. Ciao Gianluca, piacere, felicissimo di rivederti. Partiamo proprio da questo interrogativo che ci stiamo ponendo, proprio sugli investimenti, su cosa investire. La prima domanda che vorrei fare... A Paolo Barberis, anche alla luce degli ultimi trend di mercato, uno scenario che è molto fluido. Eh, su cosa puntare come investimenti in questa fase storica? Be bella domanda, grazie Gianpaolo. Non facile, non facile. E siamo di fronte a un cambiamento sicuramente, a un ulteriore step nell'evoluzione nell della rete. Quindi per stare un po' sempre sull'argomento online direi che. Potremmo incominciare a osservare un trend che è partito dieci anni fa circa, un po' di più, che è quello delle reti criptografate, quindi tutto il mondo delle cripto, tutto il mondo delle blockchain, e cercare di capire qual sarà il passaggio da Web 2, quello che si chiama Web 2.0, in questo caso il passaggio a Web 3, cioè tutto quell'insieme quell di applicazioni che in qualche modo stanno prefigurando. Il, il prossimo, prossimo sostanzialmente decennio. Sono tutte, sono tutte teorie ancora da dimostrare, un po' come a suo tempo era un po' una teoria eh, la famosa autostrada dell'informazione, no? che fa un po' sorridere quando incominciò a citarla sì. Bill Gates, tra l'altro con un ritardo non indifferente rispetto alla partenza del, dell'internet commerciale, che è stata sostanzialmente nel 1994. Web3 è un insieme di, di nuove applicazioni eh, vale? che stanno proprio a cavallo fra il mondo delle cripto, della blockchain, il mondo dell'immersività dell 3D, il mondo mh, degli NFT, quindi degli smart contract su, su blockchain, in particolare Ethereum, ma anche Solana e tutte le evoluzioni che ci saranno. Sicuramente è un punto di passaggio importante. La, in generale la, rete, la nuova rete, la nuova rete Web3 si basa sulla decentralizzazione. Credo che studiarla a fondo, cercare di eh, capirla nel, nella sua profondità, cercare di intercettare team che siano in grado di eh, come dire, portare dei prodotti innovativi su questo mercato, sono quasi tutti prodotti innovativi ma sono complicati da da implementare, possa essere uno, uno step interessante se si, vuole, se si vuole investire in una fase che di per sé eh, non è preliminare perché comunque i primi investimenti sono partiti diversi, diversi anni fa, però sicuramente mh, i giochi si stanno un po' formando in questi, in questi anni, quindi volendo approfondirla e volendo, volendo seguirla. Si potrebbero avere vabbè, non solo dei risultati, ma si potrebbe anche cercare di capire cosa succederà. Cosa succederà? Poi ti chiederò se le storie di innovazione che stiamo raccontando un po' perseguono queste nuove frontiere anche di sperimentazione. Ci arriviamo dopo, Chiara. Proprio abbiamo appunto Aurelio Mezzotero. Tra l'altro, oggi abbiamo anche la, una news che appunto è uscita: eh, TechShot primo, il fondo specializzato in investimenti SID. E oggi i primi due, insomma, la notizia dei primi due eh, investimenti. Cosa state cercando in questo momento? Sì, grazie, Chiara. Sì, effettivamente, oggi non è un giorno qualsiasi per noi: ah. eh, il nostro fondo eh, TechShot I, partito da due mesi ha già annunciato le prime due operazioni. Eh, si tratta di due aziende eh, proprio nello stadio in cui piace a noi, no? nello stadio SID di, di inizio, che è quello più, più interessante e per certi versi più eccitante, operano, stanno innovando in due settori digitali molto importanti, eh, in particolare la prima eh, Tiledesk, nel mondo del customer service evoluto e la seconda Elpi nel mondo dell'assistenza stradale eh, digitale. Eh, no, siamo molto fieri eh, di queste due operazioni che credo che ben sim simbolizzano quello che cerchiamo. Noi come TechShop a partire anche anche dal nome che così ha una vaga assonanza con workshop, quindi con il concetto di atelier e di artigianalità, puntiamo moltissimo sul capitale umano e riteniamo che la tecnologia sia in fondo un mezzo. E non un fine, quello che deve rimanere al centro sono le persone, quindi i talenti. E in particolare quello che facciamo è lavorare su talenti tech, quindi cerchiamo sempre un team di fondatori dell'azienda che abbiano delle competenze tecniche al loro interno, siano eh, motivati, abbiano quella passione di cui si parlava anche nei panel precedenti, soprattutto abbiano già mh, un prodotto, un primo prodotto che abbia mostrato diciamo, eh, meraviglia, abbia già tratto interesse da parte dei potenziali investitori. Siamo eh, in realtà confinati, abbiamo un, un, una tesi di investimento ben eh, dedicata, ben, ben delimitata, che è quella del cosiddetto B2B Tech, quindi tecnologie a favore di, a favore di altre aziende. Quindi siamo all'inizio del viaggio, siamo contenti appunto, che questa prima eh, tappa coincida con questo evento molto, molto interessante qui a, a Sios Sardegna. Grazie, e proprio tornando all'interrogativo di questo segmento, quali sono le nuove frontiere su cui investire? Vorrei girare questa domanda a Gianluca a Dettori e anche chiedergli qual è attualmente il livello di fiducia anche del mercato da parte degli investitori. Ne abbiamo parlato anche con Scalapei, che ci ha raccontato anche le difficoltà iniziali che ha riscontrato nel mercato italiano, per poi andare ovviamente a guardare all'estero. Il tuo punto di vista su questo? È un momento in cui credo che tutti abbiamo visto quello che è successo negli ultimi diciamo, sei mesi. Eh, C'è stata una correzione drammatica dei mercati finanziari e del Nasdaq in particolare sul tecnologico. È legato, credo, me, a due macro fattori. Uno che è cambiato lo scenario, cioè insomma, inflazione a due cifre, eh, un po' di recessione, una guerra. Uh, diciamo, ci sono tanti temi, la liquidità ridotta, non c'è più quantitative easing, meno soldi nelle tasche delle persone, meno consumi, insomma siamo entrati in uno scenario rispetto a dove eravamo lo scorso anno totalmente euforico, in uno scenario diciamo di attenzione, quindi dobbiamo uh, considerare che credo che quello che abbiamo davanti è diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi due anni. Detto questo, non c'è bisogno di insomma di allarmarsi, però bisogna monitorare molto bene quello che sta succedendo. Perché, come dire, tutto quel mercato dell'ater stage, dei mega deal, degli unicorn, tra, sta rapidamente riassestandosi verso un'ottica di normalità. E questo, però, è un fatto finanziario poi c'è invece la vita reale, ci sono i problemi veri. E da questo punto di vista, quindi se dovessi rispondere alla tua domanda, Diciamo dove investire, dove andare a, a lavorare. Ma noi ti, so, ti sto parlando adesso dal nostro Investor Day, purtroppo non sono riuscito a venire nella mia amatissima Sardegna, cosa che avrei voluto fare oggi, ma non, non potevo proprio allontanarmi da Milano. Abbiamo fatto un evento con gli investitori fondamentalmente su un solo tema, su tutto l'evento, il tema della sostenibilità, cioè il problema che l'umanità ha davanti, l'umanità nel suo complesso davanti, in un tempo che non è ormai più 50 anni, nei prossimi 10 anni, noi ci giocheremo tanto futuro, tantissimo futuro. Il tema della sostenibilità, se uno guarda i numeri, e i dati scientifici, alla situazione in cui ci troviamo, siamo purtroppo ormai molto, molto vicini al tipping point, a quel punto di non ritorni, a quei punti di non ritorno dopo, dopo i quali il mondo non sarà più lo stesso. Tutti noi lo percepiamo, questa cosa, tutti noi lo vediamo. Io che vivo, vengo in Sardegna tanti anni, posso dire che nella mia spiaggia ormai sono arrivati i pesci tropicali. Non è normale questa cosa qua che ci siano i barracuda nel Sud Sardegna che sbazzano in mezzo nostre, ai nostri pesci mediterranei. Ecco, quindi diciamo per noi il tema principale eh, nei prossimi anni è la sostenibilità, la sostenibilità da tutti i punti di vista. In primis, la sostenibilità ambientale. E quindi se dovessi dirti una cosa, oltre alle cose che già noi facciamo, perché noi già investiamo nel campo digitale, nella digitalizzazione, che è fondamentale, tra l'altro anche per la sostenibilità, investiamo in campo spaziale, anch'esso fondamentale per la sostenibilità, il vero tema è proprio quello di, insomma, di riuscire a essere presenti e, e reagire a queste, questo problema gigantesco che abbiamo davanti. Quindi davanti a un grande problema c'è una grande opportunità. L'Italia è molto ben strutturata e posizionata per affrontare questo tema e quindi se dovessi dirti la mia risposta, questo è il, il tema Grazie. su cui sicuramente noi ci vogliamo impegnare. Grazie, grazie Gianluca. Eh, transizione digitale, transizione ecologica e quindi ambientale. Riparto e poi lascio la parola a te Chiara da, da Paolo. Eh, le storie di innovazione raccontate oggi hanno raccontato anche questa linea della sostenibilità, abbiamo ascoltato anche Scalapei. Ma cosa ci insegnano secondo te? Che linea hanno di narrazione? La linea, cioè il motivo per cui è importante raccogliere queste testimonianze è evidente che... Siamo in un momento di smarrimento totale, Gianluca sta parlando di sostenibilità, siamo, come ha detto lui, a un tipping point su, su, vari, su vari fattori e questa cosa di riuscire a tenere, a tenere la barra dritta eh, sulle idee, sul focus eh, e dare degli esempi che, siano, che diano sostenibilità. Al grande tema del fare startup, del fare imprese innovative, è fondamentale. Quindi dobbiamo leggerle non come un semplice racconto, ma proprio come un vero e proprio modo di ispirare eh, i nostri giovani o coloro che siano in un momento in cui, stanno, in cui si sta appunto ripensando un percorso, un percorso lavorativo, che c'è anche quella strada, c'è la strada di eh, prendere un'idea, focalizzarla, mettere su un team incominciare a trovare sostegno presso le persone che ci stanno più accanto, incominciare a entrare in luoghi come ad esempio quello in cui siamo oggi, in cui cercare appunto di conoscere persone che hanno gli stessi intenti e la stessa voglia di portare avanti un'idea. Quelli risultati che abbiamo visto sono frutto di un lavoro matto e disperatissimo che gli start-up fanno tutti i giorni. Contro, contro ogni possibilità, perché come dire, è una sfida alla gravità. No? Quindi, questa è una cosa molto bella che ci deve far riflettere, è bello raccoglierla e, e poterla comunicare. Grazie, Paolo. Mi collego proprio a questo, perché il, eh, per Aurelio Mezzotero, in Italia si dice spesso che si fa poco sistema. Come si riesce a voltare pagina? E poi so che hai anche una piccola anticipazione che no, no, ci No, infatti puoi dare. è così: è doveroso parlare delle sfide planetarie, no? come quelle ambientali, di sostenibilità e di riscaldamento globale. Ma credo che in Italia abbiamo anche delle sfide di taglio decisamente più domestico. E' una che ci riguarda tutti qui, è quella del chiaro sottoinvestimento in fatto di venture capital in alcune aree del Paese, no? come le otto regioni del Sud, sappiamo che pesano grosso modo un terzo del nostro territorio, un po' meno in termini economici, però sono solo il 12-15% in termini di start-up e solo il 5% di venture capital finisce alle aziende. Alle, alle start-up del sud. Eh, una delle missioni che ci siamo dati come Tech Shop è anche di contrastare questo fenomeno, e, ma non diciamo, per una finalità eh, etica così astratta, ma perché riteniamo che ci sia del talento da andare, d andare a, a, a finanziare, a sostenere, a incoraggiare. Ci siano delle, Persone che hanno passione, che hanno capacità, che possiedono le tecnologie e possono fare dei grandissimi prodotti digitali su cui investire. A questo proposito, siccome noi abbiamo un comparto, tecnicamente, un comparto del nostro fondo che è destinato al, al Sud Italia, grazie all'aiuto di, di CDP Venture Capital, che, che, che è uno dei nostri promotori, eh, stiamo lavorando tanto sul territorio e appunto credo che tu, Chiara, ti riferissi all'accordo che abbiamo fatto. Da, da pochissime ore con, con Innois per fare dei lavori specifici sulla Sardegna, eh, lavorare insieme sui team che stanno partendo, fare mentorship e finanziare, possibilmente ci siamo presi l'impegno di, di finanziare le aziende grazie ad INOIS e, e grazie eh, chiaramente a tutti gli attori dell'ecosistema sardo che io ritengo eh, francamente... Eh, che non sta esprimendo tutte le potenzialità che potrebbe. E magari eh. perché no, sarà una delle 30 candidate. Magari una Anzi, delle 30, no, anche delle 5. Tra poco, Lo scriviamo eh. tra poco. Grazie, grazie eh, Aurelio Mezzotero, grazie a Gianluca Dettori per il tempo eh, che ci ha dedicato e collegato da Milano e grazie Chiara per avermi aiutato in questo segmento. Io resto qui con Paolo per lasciare la parola a Paolo eh, per un annuncio eh, di, di, di servizio, però è un annuncio che riguarda poi quello che noi raccontiamo. A te. Sì, sì, Gian Paolo, grazie. Startup Italia negli ultimi anni è cresciuta, è cresciuta molto e sta aggregando sempre più forze e sempre più startup, up sempre più persone che fanno parte dell'ecosistema. Devo dire che è un progetto che parte da lontano e sta veramente portando dei risultati che ci danno una grandissima soddisfazione. In questo momento, in questi giorni, eh, stiamo assistendo appunto a un passaggio, un passaggio importante, che è quello di, ehm, di introdurre un nuovo amministratore delegato. E qua salutiamo eh, Filippo che ha fatto un grandissimo lavoro come precedente amministratore delegato, adesso passa a fare un'impresa molto specifica, che fa sempre parte del gruppo, una cosa a cui teniamo molto, che poi è Forbooks. E ho il piacere quindi di presentarvi Dario Scacchetti che è il nuovo amministratore delegato di Startup Italia a cui merito benvenuto. Dario una Scacchetti start. con noi, grazie. Con noi sul palco del SIOS 22 Sardini Edition, benvenuto Dario. Grazie, grazie, grazie. Siamo in piedi che è meglio, giusto? Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi tutti per aver partecipato, per essere qui, per dimostrarci ancora una volta quanto sia importante socializzare le idee, i talenti. I capitali. Eh, ringrazio ovviamente i soci, ringrazio il team che ho trovato che mi ha accolto benissimo e che mi sta mettendo in condizione di come dire, entrare velocemente sul, sulla macchina. Eh, un ringraziamento anche da parte mia particolare a Filippo per quello che ha fatto e per come mi sta dando una grossa mano no, nell'entrare nel, nel Mood. Io non sono uno startupper, non ho mai fatto una startup in vita mia, quindi confesso. Io ho sempre fatto il manager in tutta la mia vita, ho un'esperienza di oltre 20 anni in molte società di servizi, ho lavorato in un sacco di industrie in cui l'innovazione è praticamente come dire un mantra, ho lavorato nelle telecomunicazioni, nell'editoria, nella, nella fintech, nella consulenza e nella mia ultima esperienza anche nel mondo dell'idu dell no? della, della formazione. Ho lavorato per uno dei più grandi gruppi al mondo delle due tech eh, dove c'è anche un grosso fondo di private equity e ho avuto l'opportunità di come dire, scoprire uno dei trend topic del, del momento su cui certamente lavoreremo. Bene, eh, si direbbe per quale motivo hai mollato quel tipo di attività per essere qui? Perché c'è un valore aggiunto inestimabile che ho trovato qui e che ho trovato anche grazie come dire, alla, alla visione dei soci, alla, alla prospettiva che hanno disegnato da molto più tempo no? rispetto a quanto io conoscessi, una realtà del genere, ed è quello della rete. Una rete inestimabile da un punto di vista di valore, proprio nella connessione di una serie di idee, talenti, eh, relazioni, capitali. E su questo, certamente, lavoreremo nel prossimo, nel prossimo futuro. Sicuramente. Benvenuto. Grazie, grazie mille. Grazie Dario Scacchetti, grazie. grazie Paolo Barberis per essere stati con noi, ma noi qui ovviamente chi è a Cagliari avrà modo di fare networking insieme perché sentite o non so se sentite per chi è collegato in rete, siamo tantissimi e tra pochissimo avremo modo di parlare con Scacchetti e con tutti gli altri ospiti di questo lungo pomeriggio, però abbiamo detto un taglio internazionale questo Sios 22 Sardini Edition e allora siamo andati a trovare eh, il papà dell'open innovation, colui che ha di fatto ha coniato questo neologismo e gli ha dato il primo eh, imprinting e che poi ha segnato così tanto in Italia e nel mondo l'evoluzione. E allora Luca Annunziata ha intervistato per noi Harry Cesbro e di fatto ringraziamo anche l'Università Lewis per questo prezioso supporto. Ascoltiamo questi dieci minuti che ci raccontano una via eh, nuova, globale a questo concetto di open innovation che abbiamo scoperto essere non mai così tanto attuale. Luca Anunziata con Richesbro e poi torniamo. Thank you very much, Professor Chesbrough, for accepting our invitation to Startup Italia Open Summit Sardinia edition. Uh, last time we heard from you, you were just confirmed in uh, Mermon Chair at Lewis University as Professor of Open Innovation, but you are also a professor in Berkeley, in California. Uh, you are in a very particular position. You can compare the two ecosystems. Silicon Valley ecosystem to the Italian ecosystem. And maybe you can tell us the difference and the similarities between uh, these two ecosystems. Well, first, thank you for having me uh, and including me again in the, in the Startup uh, Open Summit. It's a pleasure to be with you. <laughs> to compare and to contrast between Silicon Valley and Italy, uh, there are many things one can say. I think to begin, that one of the things that they have in common is very strong science and technology. And so there's a lot of knowledge to build with when you are creating startup organizations. And this is an important starting point. If we did not have knowledge and technology to utilize, uh, our task would be much more difficult. A second common thing I see is in both regions, you have very strong talent, uh, people that are well trained, well educated, motivated uh, to really tackle important challenges and problems. So that's also very important. One difference I see potentially is in the customers. Of the startup companies in the two regions. Uh, in Silicon Valley, uh, there is a long tradition of even very big, very large companies being willing to do business with brand new startup companies. Uh, as long as the startups uh, have good technology or a good solution, uh, many even large companies are willing to try. In Italy, I think this is more of an issue. I think there's a bit more skepticism uh, that the large customers have about the capability of these startup companies. And that means that with the same quality of talent and the same quality of technology, startups in Italy might have a harder time getting those early sales. So, that I think is one possible difference. I see between the, the two regions. Uh, I could go on, but I think that's a good place to start. Of course, uh, historically, uh, also Italy has been divided in many territories. Uh, today we have more like a productive district. Some of them are very successful. I'm thinking about the Motor Valley uh, in Emilia Romagna. Uh, but sometimes, however, uh, size could be a limit. So are there any steps to take to address this problem or maybe perhaps territories uh, such as sardinia where we are today uh, that has a unique vocation tradition can produce uh, uh, and generate a particular ecosystem that can integrate in a larger plan in a larger project and of course be a resource for the whole country yes uh, i'm speaking to you today in california one of 50 states in the united states so it too is divided into many regions uh, those divisions are uh, governmental what you're describing are more industrial divisions uh, and i think uh, there's a lot of research that shows that there are great benefits to gathering together into special locations uh Ecosystems of companies that can complement and support each other, uh, and that can intensify the collaboration and accelerate the speed at which these ideas can come together. So, I think the districts can be very effective in this way uh, by specialization and agglomeration, bringing together uh, these different parties. Uh, to all together innovate in a particular direction with a particular focus. The challenge, I think, is that you should not, and indeed in this world, you cannot limit yourself to one district or one country when it comes to your sales. So we were mentioning Silicon Valley before. Silicon Valley sells its products and services all over the world. Uh, and I think this must be the aspiration uh, for the young entrepreneurs uh, in the Startup Summit uh, is that we can gather and focus in our districts, but our ambition and vision must be to go well beyond. And thinking of where Sardinia and Italy are located, there is a special area that is now the highest growth area. On the planet, and that is Africa. That uh, if you're looking for the new growth, new opportunities, rising incomes, expanding markets, Italy is actually very well situated to serve the African opportunity. And so, as we form and inactivate and our districts, I think Africa is a very attractive target to aim at. For the output uh, of these districts. Well, it's very interesting, also because of political reason, but it's not the right place to discuss this kind of uh, of issues. Uh, I will prefer to talk about uh, university. You are a professor in Italian university, and in Italy, uh, university researcher have a, a good tradition of excellence. Uh, we produce, as you said before. Uh, very good science, very good uh, uh, talents. Uh, can the university be the bridge between the research and the industry? I'm thinking about open innovation, of course, but also technology transfer. Uh, for instance, in Lewis University, uh, there is an incubator for technology as uh, Lewis and Labs or today, Alventure. Uh, they can be uh, the place where. Uh, startups uh, spin-off can be generated and create uh, uh, the you know the start the ignition for uh, the open innovation uh, you uh, described before yes I, I see universities as a playing a critical role uh, in activating innovation in a country and in a region very much for the reasons you said uh, we, we get to select very bright young people. Uh, we don't take everybody. We only take uh, the ones that have applied and can demonstrate their ability to do more. So we start again with very good talent. And now in universities, entrepreneurship 30 years ago was really a dirty word in many universities, and it was not considered. An area of legitimate study. Today, by contrast, universities like Lewis and Berkeley or Stanford in California, we embrace entrepreneurship now in a way we did not before. This also means that when we have a group of students come through with their startups and then they leave and go off into the world with their new company, what's very important is. Some of them will come back a year or three years later and share their experiences with the new students. And I think that cycle of experience and giving back your knowledge and experience to the next cohort of startups, this I think is a very powerful secret ingredient to really making entrepreneurship take root. Uh, and develop really good companies and equally developing really strong students into managers and entrepreneurs uh, who learn not only from their instructors not only from their own experience but also from the experience of students who came before well thank you very much also for revealing us your secret sauce for creating new entrepreneurs and See you next time Professor Chesbro, maybe in Sardinia, maybe in Cagliari. That that would be lovely. Thank you very much for having me and I wish you all a very successful conference. Thank you very much. Allora, grazie, grazie Luca Nunziata per questa intervista a Eric Chesbro che ci dà anche gli elementi per il prossimo momento insieme. Che nel quale ragioneremo di, di reti, di distretti, di connessioni, non più di silos, un nostro jingle e poi torniamo con gli ospiti. Con noi qui sul palco Cristiano Galbiati, fondatore della Fondazione Aria e del progetto Aria, eh, Gianni Fenu, prorettore vicario all'Università degli Studi di Cagliari e poi dovremmo avere collegata dagli Stati Uniti. Federica Pala, cofondatrice Make Print, benvenuta, lasciamo la Federica Pala nello schermo in modo tale che lo possano vedere anche dalla sala e chi è collegato. Insomma parliamo di startup spin off, modelli anche nuovi, reticolari per fare eh, impresa e per poi fare comunità come ci ha detto anche Cesbru. Eh, professor Galbiati, lei ha legami molto forti con la Sardegna però poi respira anche l'area oltreoceano. Che identità ha oggi la sua Sardegna sul punto di vista dell'innovazione e quanto si ritrova anche nei ragionamenti che ci ha fatto Cesbro, che ci ha raccontato poi come questo futuro è fatto di queste reti necessariamente interconnesse? Sì, 23, 23 anni negli Stati Uniti, ma ho trovato qui in Sardegna il posto ideale per fare innovazione e per sviluppare una nuova tecnologia. È un posto che accetta sfide nuove e per me è una specie di ritorno alle origini. Io sono docente di fisica, ero partito come studente con l'idea di fare il fisico teorico, mi sono trovato a fare il fisico sperimentale per poi passare a fare l'ingegnere chimico e adesso praticamente l'ingegnere minerario. Quindi è una specie di ritorno alle origini, è un progetto con una tecnologia nuova, molto innovativa per la produzione di traccianti medici. Per la medicina avanzata, e che però dipende in modo critico dalla capacità di poter riutilizzare delle infrastrutture minerarie che sono parte integrante del patrimonio della Sardegna, una delle regioni dove questa attività mineraria molto pregiata e molto importante è andata avanti per migliaia di anni. Quindi sono molto felice e molto grato di poter essere qui a portare avanti questo progetto. Nelle parole del professor Galbiati, professor Fenu, c'è questa idea anche di recupero dei luoghi territoriali, della forza del territorio. E lei si occupa da tempo di open innovation. Come integrare il mondo accademico con quello delle imprese in modo virtuoso? Funziona? Sì. sì? Come ho sentito nell'intervento di prima, diciamo, sicuramente esiste un raccordo forte tra uh, università e imprese. Noi cerchiamo di declinarlo secondo i nostri stadi di formazione, con delle attività specifiche ma anche venendo incontro a quelle specificità che di volta in volta ci vengono richieste, con nuovi corsi di laurea per esempio. Ne abbiamo eh, da poco introdotto in data science, ne abbiamo introdotto in data analytics e lo facciamo cercando di raccordare in uscita gli studenti di ogni livello, triennali, magistrali, dei dottorati proprio con il mondo imprenditoriale e di questi giorni un'iniziativa che abbiamo per raccordare i dottorati e quindi una capacità, una professionalità alta di potersi inserire al meglio sul tessuto che attualmente c'è in Sardegna che è estremamente vivace. Federica Pala, vado a lei perché ha lasciato la Sardegna dopo un periodo di formazione, così arriviamo anche all'elemento diciamo, accademico che ci diceva Fenu, e oggi è negli Stati Uniti con questo progetto legato alla stampa digitale. Che cos'è che ha portato negli Stati Uniti dell'esperienza anche di formazione in Sardegna, e invece, cos'è che dagli Stati Uniti dovremmo imparare a fare un po' più nostro? Per quei progetti che poi decliniamo in Italia. Sì, Grazie a tutti, sono, sono felicissima di, di, essere, di essere qua oggi, anche se, anche se da remoto. Uh, io sono nata e cresciuta in Sardegna e chiaramente, appunto, questo legame del, del, quale, del quale avete già parlato eh, rimane forte anche quando eh, si è lontani. Eh, nel mio caso, appunto, questo, questo legame mi ha, mi ha proprio permesso di, di conoscermi meglio e di. E di diventare consapevole, uh, diciamo, dei miei punti di forza e, e debolezza. E questo, e questo mi ha proprio uh, permesso uh, di, di emergere uh, durante il mio percorso e anche di, di distinguermi, uh, diciamo, dai miei colleghi qua, qua uh, in, uh, in, terra, in terra americana. Uh, un altro aspetto sicuramente del, del vivere in Sardegna, che, che mi ha aiutato tantissimo, è che il fatto, appunto, stesso di, di vivere in un'isola, uh, comporta magari anche il il dover sorpassare tanti, tanti ostacoli come, come appunto uh, magari il, avere m, m, un, un accesso a certe risorse che, che è illimitato. Uh, e questo porta uh, allo sviluppo di, di un'adattabilità e una resilienza molto forte. Uh, e appunto questi aspetti sono proprio stati determinanti anche nel, nella decisione di intraprendere, di intraprendere un percorso e di iniziare uh, un'azienda che appunto è nata solamente, solamente un anno fa da, da un'idea proprio uh, all'interno dell'università uh, dove studiavo con con altri due colleghi. Um, riguardo, riguardo appunto i, i modelli americani, uh, i miei due cofondatori non, non, non sono sardi, loro sono africani, vengono, vengono dal Togo e ci siamo conosciuti qua in terra americana e, e abbiamo uh, certamente preso come, come ispirazione il, uh, il, modello, il modello americano del quale appunto anche lo speaker precedente, precedente ha, ha parlato. E, due aspetti. Grazie Federica Parla, c'è un po' di ritardo nel segnale. Eh, però è interessante questa. Eh, chiedo al professor Gabrielli, che poi ha vissuto tanti anni all'estero, eh, esiste una via all'innovazione italiana che può pescare modelli virtuosi dall'estero e contaminarli con invece con quella capacità italiana di fare innovazione e fare ricerca? Ma io direi di sì. Se devo vedere le cose che vedo di comune, diciamo, soprattutto negli Stati Uniti e in Sardegna, indipendenza, valore alla persona. La cosa in più che porta, secondo me, i Sardi, ma anche gli italiani, è flessibilità e adattabilità. Flessibilità e adattabilità? Chiedo questo anche a Fenu, eh, anche rispetto all'osservatorio privilegiato che ha con l'università e col confronto con i ragazzi. Sì, no, questo è verissimo. Voglio dire, eh, esistono, specie in talune discipline, la, eh, diciamo, modi diversi e dinamici di interpretare tutti i saperi che noi diamo. E questo non avviene eh, come può essere normale pensare quando si arriva al dottorato, ma i giovani, i giovani che stanno uscendo da una laurea triennale, hanno delle idee, vogliono investire e adesso trovano strumenti per poterlo fare. L'università li aiuta da questo punto di vista, ma a ognuno il suo mestiere. A ognuno il suo mestiere. Questo segmento siamo in chiusura, l'abbiamo titolato Non più silos ma reti. Come si può attuare questo modello? A, a, a reti, quindi a contaminazione riparto da lei Fenu e poi cogliamo con Galbiati ma direi che quelle che noi stiamo mettendo in piedi sono di tre livelli, una sicuramente col tessuto locale, una agganciata alle competenze che riusciamo a raccogliere rispetto al mondo imprenditoriale nel senso più esteso e la terza è sicuramente quella internazionale con la quale abbiamo un confronto continuo ma anche dei riscontri estremamente positivi della preparazione che diamo Professore? Ma se si dice rete, cooperazione senz'altro tra istituzioni, ma soprattutto università, perché università lo porta anche nel nome, è la capacità di far rete, di aprirsi alla società e di aprire gli orizzonti ai giovani. Aprire gli orizzonti ai giovani, fare rete, capacità quindi di aprirsi anche a quello che succede nel contesto allargato. Io vorrei eh, salutare Federica Pala, se ci ridate il collegamento. Eh, in bocca al lupo ovviamente, Federica, e ti aspettiamo in Italia al prossimo. Summit, per raccontarci anche le evoluzioni della tua startup sardo-americana, ok? Crepi, grazie mille. Grazie, e andiamo adesso invece a scoprire l'ultima startup finalista delle 5 con Radio 105 e poi il segmento finale del Closing Conference. Le startup finaliste. Altro giro, altra start-up, sempre con la Enni e Sansone, pronti per presentare eh, questa starra fondata nel 2016 che risponde al nome di Cube Control e abbiamo con noi Francesco Del Rio. Ciao Francesco. Francesco. Ci sei? Ciao ragazzi, piacere. Eccoci, eccoci, siamo nel mondo degli sports, siamo nel mondo dei volanti e delle eh, della simulazione delle corse, eh, sia di Formula che di GT, ma sentiamo direttamente da te Francesco che sei il communication manager di Cube Control, che cosa questa startup? Allora, eh, Cube Controls si occupa di creare eh, periferiche per simulatori di guida, ovvero eh, quei sistemi che permettono di ricreare una, eh, per l'appunto, simulazione di, di corsa la più realistico possibile. È nata nel 2016 da eh, i nostri due founder eh, Fabio Soggio e Massimo Cubedo, il primo ci ha messo le eh, L'esperienza imprenditoriale, il secondo ci ha messo le capacità progettuali e da lì eh, è nato questo primo prodotto che era un volante formula. Eh, andando a cercare di riempire questa, eh, questo gap che si è individuato perché eh, si, ci si era accorti che nel, nel mondo del, del sim racing mancava il bello, mancava l'attenzione per i particolari, per i dettagli, e quindi si è cercato di creare non solo prodotti funzionali ma anche prodotti oggetti di design e quindi si è data particolare attenzione all'ergonomia, particolare attenzione ai materiali, eh, infatti noi usiamo eh, solo prodotti di alta qualità come piastre in carbonio, eh, alluminio lavorato in CNC e, e questo ci ha ripagato, negli ultimi anni siamo cresciuti tanto, adesso siamo 20 persone. L'anno scorso abbiamo venduto più di 3500 eh, volanti in tutto il mondo, abbiamo reseller eh, sparsi in tutto il globo, vendiamo anche noi direttamente attraverso il nostro e-commerce e, e eh, adesso noi puntiamo ad espandere il nostro ecosistema perché per l'appunto fino ad oggi abbiamo venduto solo volanti però a breve inizieremo anche con eh, le pedaliere e poi tutto il restante eh, il restante eh, sistema, quindi il, il motore, il sedile, il, il rig che sarebbe il telaio che regge eh, i monitor, eh, il PC a, a cui viene poi assemblato tutto il resto. Eh, al momento stiamo anche collaborando con eh, case automobilistiche come Mercedes perché anche loro si sono accorti che ormai questi due mondi, quello virtuale e quello reale, eh, si stanno sovrapponendo perché ad esempio arrivano eh, i, i nuovi piloti del, i piloti del domani si trovano vedendo chi è bravo nei simulatori di guida. Ci sono persone come uno dei nostri ambassador, eh... OPLA mi piace. Vabbè, in uno dei tuoi ambassador. Dicevo, uno dei nostri ambassadori, ad esempio, eh, è un ragazzo che non, ha, eh, non aveva mai pilotato una macchina da corsa reale eh, fino a quando non l'hanno selezionato. La prima gara è arrivato primo, ad esempio, perché aveva comunque sviluppato eh, queste mia. capacità qua. Allora, visto che adesso allora, tocca a noi, per rifare le guide della patente è tanto tempo che non guida, sai che io no, non guido mai. E non guida, si sposta giustamente perché può ed è comodo <ride> con, uh, con degli autisti, <ride> autisti di livello che hanno de delle montagne di cioccolato di solito vestiti di giallo fragole champagne e tutto il resto insomma no, però la vita è una... da questa cosa può essere utilizzata un domani non solo a scopo ludico ma anche per ehm, come dire per essere affiancata alle guide che fa in giro per la strada quindi due cose a ci avete già pensato a questa cosa che può essere didattico b hai parlato di scouting di bravi piloti e del fatto che si possa imparare a guidare anche una macchina sportiva semplicemente con i vostri volanti ed è, già, ed è già successo. Quindi quello che ti chiedo è: avete pensato alla didattica? Beh allora guarda, considera che ad esempio, ci sono già piloti che si allenano con con, con i simulatori. Li sfruttano per studiarsi le, le piste prima di gareggiare. Abbiamo, ad esempio, eh, i nostri ambassador, che sono eh, i piloti di scuderia della Honda, mm. eh, per quanto riguarda il per quanto riguarda la, il GT, loro ad esempio studiano eh, i tracciati in quella maniera, eh, però sì, ad esempio lo scouting in questo momento sta funzionando in quel, in quel modo lì. Noi speriamo magari un giorno di, anche di poterci espandere verso quel, quei lidi, però ormai c'è questa sovrapposizione tra il, il mondo reale e il virtuale, quindi è, penso sia una questione di tempo e basta. Guarda Francesco, noi ti facciamo l'in bocca al lupo per questa edizione di Sios Sardinia, chiaramente ricordiamo a tutti anche che eh, chi vincerà eh, sarà poi candidato per vincere un altro premio che è il 105 oh, yes. Special Award, ma soprattutto mi auguro che con Cube Controls si possa un giorno insegnare a tanti a passeggiare. Con <ride> la retromarcia virtuale sicuramente perché c'è tanta gente che ancora non lo sa fare c'è tanta gente che, che non sa guidare <ride> oh, in giro. Cioè, e lo dico io che voglio dire se si ricordassero sia... di mettere le frecce ogni tanto va bene Francesco grazie in bocca al lupo grazie mille ragazzi Ciao. buona giornata Ciao. Ciao ciao ciao, in bocca al lupo a Francesco. In bocca al lupo alle cinque start-up finaliste. Tra pochi minuti scopriremo la vincitrice. E intanto passo la parola a Valeria Oliveri, l'ultimo collegamento di questo lungo pomeriggio insieme. Valeria, cosa ci aspetta? Chi hai con te? Eccomi qua, sono con Nicola Palmas di Billalo. Ciao Nicola. Ciao ciao Valeria, grazie. Ma cos'è che vuol dire Billalo? Billalo viene un po' dal gergo sardo cagliaritano, meglio dire. E viene da un termine che vuol dire billare sarebbe guardare, beccare. Perché? Okay. Perché noi andiamo a beccare gli spazi pubblicitari in strada, le affissioni, i cartelloni pubblicitari. E, e quindi Billalo viene da questo gergo: più l'inglese Billboard. Ah, certo, l'internazionalità è importante, davvero. Assolutamente. Resto. E quindi ne, mh, allora facciamo come me l'hai spiegata tu, inizialmente sì. da, da professionista. Di cosa ti occupi tu? Facciamo una piattaforma di advertising intelligence per la pubblicità Autovom. Ecco, esatto, per, per noi comuni mortali invece cosa fate? Sì, sono paroloni per dire che facciamo una piattaforma per acquistare spazi pubblicitari come affissioni, cartelloni pubblicitari eh, e ci occupiamo anche di mh, integrare una parte di dati molto importante per capire quali sono gli spazi migliori da acquistare. Perché nel mondo dei social ancora comunque le affissioni eh, vengono sfruttate. Assolutamente, assolutamente. Dimostra, ci sono degli studi che dimostrano che una buona campagna di affissioni può dare un bel boost a una campagna digital, sia attraverso l'utilizzo degli hashtag, dei QR code. Ma anche di altre integrazioni molto interessanti che stanno spuntando fuori. Quanti siete nella vostra startup? Allora, siamo tre, diciamo, fissi, stabili. Poi abbiamo un partner tecnico che si occupa di tutta la parte di sviluppo tecnologico, eh, più una serie di consulenti e collaboratori che ci danno una grossa mano. Viva la Sardegna, sempre. Sempre, sempre, si vive bene. <ride> Grazie, a presto, Grazie a buon te, lavoro! Valeria. Grazie. A voi! Grazie Valeria, è come se si vive bene. Eh? Allora, l'applauso dalla sala. Per questa storia e per le tante altre, poi abbiamo qui tutta un'attività di networking alla fine di questa lunga diretta. E intanto però tiriamo le conclusioni, closing conference con eh, alcuni ospiti per capire bene le vie all'innovazione che dalla Sardegna poi ci portano in Italia, ma in fondo abbiamo capito un po' in tutto il mondo. Il jingle e poi i prossimi ospiti. Ora accogliamo sul palco per le conclusioni di questo lungo SIOS 22 Sardegna Edition Alessandra Todde, vice ministro dello sviluppo economico, benvenuta. Con noi Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, benvenuto Parenti e Carlo Mannoni, direttore generale della Fondazione Sardegna, benvenuti. Vice Ministro, parto da lei perché insomma c'è stato un tema sotto traccia che è stato anche sviluppato nelle narrazioni delle grandi imprese e delle start up che è legato al PNRR. E però abbiamo parlato anche molto di transizione digitale e transizione economica e, e ecologica. Come si riesce poi ad attuare tutto questo e che non resti solo uno slogan? Come si può poi fare davvero eh, progettualità concreta? Pensando alle infrastrutture di base, quindi facendo in modo che la banda ultralarga arrivi dove deve arrivare. Per, per l'accesso all'impresa, fare in modo che non si ragioni a silos, quindi quelli che sono i pilastri, le missioni del PNRR, possano anche parlarsi tra loro, perché le opportunità vengono dalla contaminazione, dal fatto di poter prendere delle, eh, dei fondi che sono importanti per tutte le missioni che noi stiamo prendendo in considerazione e poterli trasformare anche perché noi in tecnologia. Qual è la via all'innovazione che parte dalla Sardegna e arriva, l'abbiamo visto un po' in ogni angolo del mondo? C'è una firma particolare che lei riscontra e sulla quale si meriterebbe diciamo, un investimento maggiore? Beh, io credo che la Sardegna, essendo un'isola, essendo anche il luogo da dove le cose sono iniziate, eh, ha l'opportunità di riprendersi un po' quello che, è, eh, quello che è il suo patrimonio. Noi abbiamo un'ottima università, abbiamo dei ragazzi motivati, e guardi, mi creda. Penso che la cifra sia la determinazione. Nascendo qua si è molto determinati, quindi credo che per questo possa essere veramente una cifra, una metrica che eh, eh, le nostre imprese si possono, eh, si possono portare fuori. Fare innovazione in Sardegna, eh, fare tecnologia in Sardegna può essere anche un, uh, può avere anche un effetto altamente democratico, e questo lo dico. Lo dico soprattutto da persona delle istituzioni e da politico. Perché la tecnologia batte le barriere e eh, farla da un'isola può veramente aprirci il mondo, ed è sicuramente qualcosa a cui noi possiamo uh, aspirare. Stata, lei ha un percorso. Nelle imprese, e io le chiedo proprio questo, cioè noi oggi abbiamo parlato anche dei, dei capitali economici, però poi abbiamo parlato anche dei capitali umani che fanno la differenza. Secondo lei qual è il giusto equilibrio per poter fare innovazione? Beh, intanto i capitali economici sono necessari perché un'impresa se non ha, anche un'impresa un giovane se non ha capitali. Fa fatica anche a partire, quindi questa è sicuramente la cosa più importante. L'altra cosa importante dal mio punto di vista è non avere paura del mercato, molto spesso le imprese più giovani, quelle che partono, si innamorano della loro idea, si innamorano del loro prodotto e cercano di covarlo, cercano di, in qualche modo di preservarlo senza voler affrontare il mercato, invece, invece bisogna essere coraggiosi, bisogna affrontare il mercato, bisogna studiarlo, quasi bisognerebbe invertire il percorso, studiare il mercato, cercare di capire le cose che possono funzionare. Fallire e ricominciare con qualcosa che può funzionare. Il fallimento fa parte dell'impresa, non è un, un marchio qualcosa che noi dobbiamo temere, è anzi, è una delle metriche per fare un'impresa di successo. Che supporto e poi arriviamo a coinvolgere ovviamente parenti e ma non neanche su questi elementi di contaminazione che arrivano dall'estero, che supporto le start up? Sarde, e in generale l'innovazione italiana può avere eh, dal sistema paese da voi che oggi gestite eh, e guidate anche gli investimenti e diciamo la politica dell'innovazione in Italia Beh, noi abbiamo ovviamente come Ministero dello Sviluppo Economico moltissime misure che aiutano le imprese una cosa che ho notato è che eh, queste misure però allo stesso tempo sono anche di difficile accesso mm. quindi la cosa importante in questo momento è Fare in modo che queste misure siano più semplici, siano più accessibili e abbiano la possibilità di essere usate in Toto, perché spesso eh, quello che eh, eh, si chiede a un'azienda che magari ha poca esperienza, poca eh, capacità anche di fare governance, io a volte ho visto bandi che prevedevano una governance come quella di eh, imprese molto più consolidate. Questo chiaramente chiederlo a una start-up è complicato. Quindi semplificazione anche su queste, su queste misure, però c'è la piena consapevolezza che è necessario anche coinvolgere l'impresa, io per esempio la delega sulle Smart Cities, nei programmi che stiamo mettendo in piedi c'è proprio una, uh, un meccanismo che fa partecipare nella compagine progettuale aziende più consolidate ma anche una quota riservata alle start-up. Però lei parla di Smart City, è una partita che non si gioca più con la singola start-up, è un ecosistema coinvolto, come funziona? Ma infatti per esempio il primo eh, bando che è uscito proprio in questi giorni, noi stiamo lavorando con le 12 città che stanno sperimentando il 5G e con anche... Eh, una selezione di 15 borghi perché una città è diversa ovviamente da un contesto più piccolo. Una delle cose di cui ci siamo resi conto è che nell'erogazione di servizi innovativi alle città questi servizi non si parlano tra loro, spesso voglio dire non c'è la minima connessione. Quindi, il primo bando sarà dedicato a una piattaforma che possa essere messa a disposizione delle amministrazioni eh, e che possa anche unire i servizi in maniera tale che vengano agganciati in modo eh, interoperabile. Eh, al, a, a qualcosa che si parla e che possa scambiare i dati. Quindi questo sicuramente è, è importante. E poi il nostro compito come istituzioni credo che sia anche aiutare le amministrazioni e i cittadini a capire che cosa può essere il futuro. Spesso i cittadini non hanno idea di quelle che possono essere le, eh, le possibilità offerte dal futuro, quindi il nostro compito è anche mostrarglielo. Grazie, grazie Vice Ministro. Eh, chiedo a Parenti, noi abbiamo capito che la partita però non si gioca più su tavoli nazionali ma dobbiamo scalare anche rispetto ai mercati. Lei conosce molto bene eh, gli internazionali, i mercati globali. Cosa dovrebbero apprendere gli innovatori sardi e l'innovazione Made in Italy dalla casa Europa e ovviamente dai tavoli internazionali? Beh, quello che bisogna intraprendere o apprendere è generalmente quello che la Ministra stava dicendo qualche minuto fa, quello di poter andare sul mercato, di, di rischiare, perché a livello, a livello globale c'è eh, naturalmente un mercato generalmente aperto, eh, sicuramente un mercato aperto tra eh, Unione Europea, tra Stati Uniti, tra parte dell'Africa, buonissime parte dell'Asia, Unione Europea, tantissimi accordi di libero scambio che sono in funzione e che aprono mercati. Ma per andarci e per dunque farsi anche conoscere, sopportare una concorrenza straniera bisogna un po' più rischiare rispetto a quello che oggettivamente spesso vediamo e naturalmente c'è bisogno di importanti finanziamenti. E allora qui veniamo poi all'elemento dei finanziamenti. Voglio dire, chiedere anche questo a Mannoni eh, perché insomma quello che è apparso anche oggi è che eh, la partita si gioca anche sulle relazioni, sugli scambi, sull'interconnessione dei mercati sulla capacità poi di scalare e supportarsi reciprocamente. Qual è la via all'innovazione made in Sardegna su questo fronte? Ma come diceva giustamente Alessandra Todde non partiamo oggi su questo tema no. ma oggi credo dobbiamo mh, rielaborare eh no, la nostra via. La nostra via credo sia questa, che eh, facciamo parte di, una, eh, di un mondo molto articolato, con dei poli che oggi sono dei poli di concentrazione. Quindi noi dobbiamo essere prima di tutto iperconnessi a questi poli, perché comunque non possiamo non pensare di essere come dire, una periferia dell'Europa che comunque è una delle aree più avanzate del pianeta. Quindi in questa logica aree come la Sardegna hanno due temi. Uno, un tema che... Senza entrare diciamo, su valutazioni più complesse che spettano a chi si occupa di eh, accordi internazionali, oggi anche per effetto degli ultimi due anni, delle crisi degli ultimi due anni, c'è un po' un cambiamento, no? quindi una tendenza a riequilibrare, non dico a di riportare tutto a casa, che forse non è neanche una scelta così intelligente, ma di riequilibrare il rischio, quindi le forniture, quindi le basi operative e quindi da questo punto di vista la Sardegna ha un'opportunità, quindi da un lato innovazione, ecosistema di innovazione, noi stiamo lavorando tanto, oggi proprio Aurelio Mezzotono poco fa ha raccontato di questo magari piccolo ma significativo accordo che abbiamo fatto con il Nois, è una cosa che vogliamo fare anche in altri campi, quindi continuare a lavorare con tutto l'ecosistema pubblico e privato, da un lato, dall'altro Credo che la Sardegna, proprio per questa percezione e per una serie di altri motivi che oggi magari sarebbe lungo elencare, ma sicuramente una terra tutto sommato sicura, dove ci sono delle risorse umane, delle persone serie ed affidabili e preparate, sia una terra che possa essere anche una terra di localizzazione e non solo di innovazione. Quindi metto questi due elementi insieme, no? un settore innovativo che crea competenze, crea esperienze e... Una capacità anche di attrarre dall'esterno anche realtà di una certa dimensione. Non tutti lo sanno, oggi, molti di quelli che sono qui, sì, ma forse chi ci aspetta, ascolta da lontano non lo sa. Ma se si facesse come dire, una fotografia dal drone, beh, già per esempio, l'area di Cagliari potrebbe riservare molte sorprese con molti nomi di grandi imprese internazionali eh, che magari, appunto, non, non, nessuno ci si aspetta, ma in realtà sono qua ed hanno posto un posto di lavoro a migliaia e migliaia di persone quindi sia la parte di generazione di, eh, di opportunità sia la parte di incoming in questo per quanto riguarda noi e concludo la parte eh, che è stata citata oggi che è un punto di attenzione che è la parte finanziaria i soldi non bastano mai però devo dire anche tra coloro che oggi hanno parlato eh. qua eh, hanno avuto diciamo, ci sono anche quelli che sono stati ricordo il ragazzo di di Scalapelli che diceva, tu dicevi non sono stati finanziati dal sistema italiano, ma ce ne sono anche tanti altri, penso a, a Ambu, di Entando e altri che sono stati finanziati anche dal sistema italiano. E su questo chiudo veramente, il sistema italiano ha fatto negli ultimi anni un, dei passi da giganti sull'innovazione. Se penso che noi abbiamo investito dieci anni fa nei primi fondi di Venture Capital, eravamo un po' come dire, veramente quasi corsari, oggi c'è un sistema dove... C'è una infrastruttura complessiva che consente a chi ha veramente voglia di mettersi alla prova di, di farlo. Un'ultima domanda, la vorrei fare a tutti e tre, riparto da lei Mannoni, poi eh, Parenti e poi chiudiamo con Todde. È una sfida più culturale o più infrastrutturale? Perché noi oggi ci siamo mossi su questi due binari, da una parte l'alfabetizzazione al digitale, dall'altra le autostrade dell'innovazione. Dove dobbiamo orientarci? Diciamo è filosofica questo problema perché è la domanda che crea l'infrastruttura o l'infrastruttura eh. che è la domanda. Io ho lavorato tanto nelle telecomunicazioni e posso dire che l'infrastruttura crea la domanda. Okay. E quindi, avere l'infrastruttura è una condizione di base. Dopodiché, tutto quello che facciamo qui e in tanti altri è un layer di software che serve ad avere la giusta mentalità. Parente? Infrastruttura sicuramente un'infrastruttura intelligente, però un'infrastruttura che connetta un polo, una regione come la Sardegna, eh, non solo e non soltanto all'Italia, ma che la possa connettere magari anche alla Francia, alla Spagna o, o all'Africa. Dunque la, la, la capacità di poter sfruttare quelle che possono essere sinergie che si creano in un bacino così importante come il Mediterraneo. E poi pensare naturalmente anche più, più in largo, un, un aeroporto che magari possa connettere o possa permettere di connettersi anche più larga distanza. Perché c'è bisogno di fare circolare merci, ma naturalmente poi anche le idee. Merci e anche idee. Eh, Vice Ministro Todde. L'infrastruttura è il fattore abilitante, quindi chiaramente serve senza, senza l'infrastruttura è difficile fare impresa che possa essere competitiva eh, anche qua. Però io credo molto nelle competenze, credo molto nella contaminazione. Quindi il fatto di riuscire in qualche modo a, a non ragionare per silos e poter eh, anche condividere le competenze credo che sia un fattore molto importante. Quindi io credo che unendo tutti questi livelli si possa raggiungere un buon compromesso. Quindi ovviamente l'infrastruttura è abilitante, però senza l'idea, senza la contaminazione, senza la capacità di, di sviluppo ovviamente non si ha impresa. Grazie, grazie Vice Ministro Todde di essere stata con noi a Sios 22 Sardine Edition, grazie Parenti, grazie ovviamente Mannoni che è il padrone di casa con eh, noi e fondazione di Sardegna, vi invito a restare qui e invece invito sul palco eh, per la parte conclusiva che è quella più complicata perché sapete anche chi ci segue da casa eh, la parte di premiazione, 5 start-up finaliste che vorrei avere almeno in rappresentanza qui sul palco, se ci sono, le chiamiamo perché siamo anche in una fase di networking, perché questo incontro è anche un momento di confronto. E poi ovviamente vorrei chiamare anche Massimo Simbula che ha gestito i giurati che si sono espressi, grazie eh, Massimo Simbula. Valeria Oliveri, Chiara, Chiara Trombetta. Benvenuti, vi faccio alzare e rimanere Grazie. con noi perché la parte <ride> conclusiva c'è cioè la CLAC. Facciamo un passo in avanti perché tra pochi istanti avremo a schermo eh, la visione di quella che è la startup vincitrice premiata ovviamente da Valeria Oliveri con il nostro vice ministro Alessandra Todde tra pochissimo lo vedremo a schermo però questa, questi minuti, questi secondi di attesa ci servono anche per ringraziare tutti voi che siete stati in sala e che siete qui eh, all'Exma e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in streaming lunga diretta partita alle 16.30 ma che prima ha visto anche una parte di networking e quindi grazie a chi ci ha seguito Countdown contro la rovescia col video a jingle e scopriremo la startup vincitrice tra le 30, lo vediamo a video, pronti per applaudirla? Allora, congratulazioni. Il premio, il premio. Massimo Simbola stringe la mano. Complimenti, la giuria ha votato in maniera attenta per il microfono è acceso. Sì, complimenti a tutti, complimenti alla, alla, ai 30 votanti, ai 30 giurati, eh, Startup Italia, i Nois e eh, Fondazione Sardegna per questo evento. Complimenti a Elfi Virtuoso, bravissimi. Bene, e allora, è Virtuoso, facciamo... Premiare al centro, Valeria anche con Carlo Mannoni, foto di rito conclusiva, startup sarda dell'anno, anno 2022 con SIOS Sardini Edition per Virtuoso. Applauso e grazie a tutte le altre 30 startup, grazie a tutti voi che ci avete seguito e come diciamo sempre buona innovazione a tutti, a presto. Grazie Massimo.